I relatori sono qui con me. Innanzitutto saluto Alessia Rosa, assessore al lavoro e tante altre cose. Non faccio l'elenco di tutto, ma la conosciamo, assessore di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Poi abbiamo un saluto di cuore a Serena Antonelli, vice sindaco. Come vice sindaco sei qua oggi? Così mi scrivono. Anche attività economiche, assessore alle attività produttive del Comune di Trieste e un braccio molto operativo del nostro Presidente Federica. Poi voglio ringraziare la Tiziana Pompei, che è Vice Segretario Generale di Unioncamere Nazionale, che ci onora della sua presenza e sarà relatrice anche lei. Poi interverranno gli altri, che lo diremo poi nella seconda parte del convegno. E noi, poi scusa, la nostra presidente appena eletta, come no, Cristina Lovis, presidente del comitato per l'imprenditoria femminile, ma ti trascuravo, guarda, una roba proprio. Sono emozionato di avere tante donne, perché non è comune in Camera di Commercio tanta presenza femminile in sala, come dire, negli uffici invece sì, c'è una netta maggioranza femminile. Allora io dovevo fare un intervento un po' particolare, invece mi hanno dato i numeri, per cui vi dirò un po' di numeri, penso saranno utili per il proseguo dei lavori, sia dei relatori di adesso sia quelli di dopo. Intanto voglio ringraziare appunto Unioncamere Nazionale, si sta facendo il giro d'Italia delle donne che fanno impresa, in questo caso oggi le donne che fanno impresa si parlerà della finanza, si parlerà di come è possibile, presenteremo anche un volume, un'importante brochure per quanto riguarda la finanza in azienda. Allora, i numeri che vi do sono numeri veloci, dopo farò una conclusione. In ambito nazionale erano 1.166.977 le imprese femminili attive al 31 dicembre 22, con tasso di femminilizzazione del 22,2. Ciò vuol dire che sui 6 milioni di imprese italiane il 22% è impresa femminile. C'è stata una piccola diminuzione dello 0,4 rispetto al 31 dicembre del 21 e lo 0,9 per imprese non femminili. Complessivamente nel 22 sono state registrate 6.000 imprese femminili in meno rispetto al 21. Questa è una conseguenza di varie cose, crisi energetica, la guerra, la pandemia, tutta una serie di attività, di disgrazie nazionali, internazionali che hanno fatto sta causa effetto. Però molte meno donne hanno dato vita a un'impresa nei settori tradizionali, cioè l'agricoltura, il commercio, la manifattura, alberghi e ristoranti. In compenso, dalla fotografia scattata dall'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Unioncamere e di Infocamere, l'imprenditoria più innovativa ha accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Per cui al 30 giugno del 23 le imprese attive erano 1.164.000 con un tasso di finanziazione del 22,2 come l'altro, con un calo dell'1% rispetto al 30 giugno 22 e comunque inferiore dell'1,3% delle imprese non femminili. Il punto cruciale è importante è il Friuli Venezia Giulia, anzi in questo caso nella Venezia Giulia. Viene confermato dal terzo trimestre 2023 anche nella Venezia Giulia con 5.211 imprese attive rispetto alle 5.274 dello stesso periodo dell'anno precedente. Metto silenzioso, io se no. Nel 22 le ditte individuali costituivano ancora la componente preponderante del tessuto imprenditoriale femminile con quote del 66,9 e del 67,1 rispettivamente nei territori di Gorizia e Trieste, mentre le imprese di capitali rappresentano un quinto circa delle imprese. Particolare attenzione viene posta dalle imprese femminili nella transazione green in Friuli Venezia Giulia. Il 29% delle aziende ha avviato azioni nel campo della sostenibilità ambientale, mentre le eco-investitrici sono pari al 32% rispetto al 34% delle imprese non femminili.
Non è finita ancora con i numeri, ancora qualche numero. È cruciale il ruolo delle donne che giocano nel panorama imprenditoriale nella costruzione di un'economia forte e inclusiva, per cui l'imprenditoria femminile è una forza importante e va nel senso dell'innovazione tecnologica. Alla base del processo di crescita economica e dei dati ISTAT, le imprese con più di 3 addetti che hanno investito in almeno una delle tecnologie 4D, perciò Internet of Things, Big Data, intelligenza artificiale, stampanti 3D. Queste imprese sono pari a 26,2 rispetto alle non femminili che è il 35 e a Gorizia supera il 40%. Ecco, io penso che come numeri ne avrete poi da discutere abbastanza, invece voglio fare alcune considerazioni, no? Allora, le imprese femminili si parla che non sono abbastanza, devono crescere e questo sono d'accordo, però bisogna anche creare delle situazioni per farle crescere. Cioè, l'impresa donna ha oltre i doveri, ha doveri della famiglia, ha doveri dei figli, e se non si creano quelle situazioni in cui già dall'asilo, dal nido, all'asilo, alle scuole elementari, per arrivare almeno fino alle medie, di dare un supporto alle donne, nella gestione dei figli, avremo sempre grosse difficoltà a far crescere l'imprenditoria femminile nella nostra Italia e anche nella nostra regione. Per cui c'è un movimento che si muove veramente velocemente, dando azioni, cercando soluzioni, però siamo ancora molto lenti. Io lo dico, lo vedo le difficoltà che hanno le donne quando poi hanno, finché un figlio c'è, magari c'è la nonna, c'è le nonne che aiutano. Quando diventano due la cosa diventa importante. A volte le donne sono costrette anche a fare delle scelte, lasciare il lavoro per la famiglia o gestire in maniera veramente difficile. Tutte e due. Allora è evidente che quando si parla di crescita della famiglia è difficile coniugarla con la crescita dell'imprenditoria femminile. Sta la politica nazionale, le politiche regionali, lo dirà poi l'assessore Alessia Rosole, cosa sta facendo la regione sta facendo delle cose importanti, però capisco che la coperta è corta, ma se non si creano quelle situazioni di appoggio a far sì che la donna possa diventare imprenditrice, sarà veramente difficile andare anche avanti nel futuro. Perciò è un tema centrale questo, secondo me. I numeri parlano da soli, abbiamo il 22% nazionale. Le imprese femminili non sono poche, ma sono in settori, così dire, più piccoli, settori artigiani, settore dei servizi, settore del terziario. Bisogna far crescere l'imprenditoria femminile anche nel settore dell'industria o dell'artigianato avanzato. Ebbene, i dati danno questo focus che nell'ambito tecnologico la donna si sta facendo spazio in regione e a Gorizia in modo particolare. Io mi fermo qui e lascio la parola poi alla conduttrice Cristina Rovis. Buonasera a tutti, io sono Cristina Rovis, sono presidente del Comitato Imprenditoriale Femminile della Venezia Giulia, Trieste Gorizia, recentemente nominata e ho l'onore di avere anche il ruolo, di rivestire anche il ruolo di moderatrice in questo incontro. Prima di iniziare però avrei piacere di fare di ricordare un momento, degli avvenimenti che stanno succedendo un po' troppo spesso, li ricordo non come imprenditrice ma in veste di donna e non vi chiederò un minuto di silenzio o un minuto di rumore, ma in occasione anche di tutte le manifestazioni che ci sono state nei giorni scorsi, semplicemente ci tenevo io, ci teneva tutto il comitato ma anche tutti gli ospiti a menzionare purtroppo Giulia e tutte le vittime della violenza da parte degli uomini, che purtroppo è un fenomeno che si sta avvenendo troppo troppo spesso, e ricordiamoci anche che questi sono soltanto è soltanto un l'apice di una situazione che già continua da anni, di situazioni nascoste che vengono spesso celate per paura, e questa è una cosa che mi sta molto a cuore, quindi io
Ci tengo molto, sì, sono imprenditrice, ma lo dico sempre al comitato, siamo prima di tutto donne. Quindi ecco, volevo semplicemente ricordare questa cosa. Ringrazio perché sono veramente onorata, tra l'altro come primo evento di questo mio incarico, e Union Camere Nazionale per averci dato la possibilità di ospitare una tappa del Giro d'Italia a Trieste, e del Giro d'Italia che è stato fatto qui in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Giulia e appunto con il Comitato Imprenditoriale Femminile della Venezia Giulia e con il patrocinio di FIDAPA. Grazie a tutti voi, io devo dire che invece sono molto contenta perché vedo invece diversi volti maschili e non soltanto donne, questo mi fa molto piacere proprio anche in virtù del discorso che ho appena fatto. E direi che possiamo procedere con, dopo l'intervento del Presidente Antonio Paoletti, che ringrazio, procedere con l'intervento del Vice Sindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel. Prego. Grazie mille, buonasera a tutti. Io naturalmente porto il saluto a tutti voi da parte del Sindaco Roberto Di Piazza e del Comune di Trieste. Ringrazio il Presidente Paoletti, Presidente della Camera di Commercio, e Patrizia Andolfatto di Aries per aver promosso questo convegno che affronterà molti temi sensibili. E mi ricollego a quanto appunto diceva Cinzia per rilevare quanto sia anche fondamentale per evitare e per prevenire certe situazioni anche l'indipendenza economica di tutti gli individui e di tutte le persone della nostra società, proprio perché solo con l'indipendenza siamo liberi di scegliere certe situazioni, se continuare a starci o meno. Scusate se semplifico, però è sicuramente un dato assolutamente fondamentale. Poi sicuramente ci sono tanti altri elementi che determinano le situazioni, però siamo qui a parlare di economia e di imprese femminili. Io credo che sia sicuramente un dato su cui riflettere, quello dell'indipendenza economica e dell'autodeterminazione di tutte le persone. E detto questo, appunto, credo sia importante promuovere dei dibattiti e delle discussioni su quelle che su quelli che sono, i dati economici del fare impresa in Italia, in questo caso declinandoli al femminile, perché diciamocelo che fare impresa in genere in Italia non è sempre semplice nel 2023 per tutta una serie di motivi, e anche si parlava giusto prima dell'inizio del convegno anche sul tema burocratico, sul tema della facilità o meno all'accesso ai finanziamenti. Quindi sono tutti elementi che effettivamente determinano poi la nascita e la sopravvivenza delle nostre imprese. Io per la mia storia familiare, permettetemi una piccola digressione, faccio sempre, ha un significato un po' particolare per me parlare di impresa femminile, perché vengo da una famiglia di commercianti, presidente, la cui impresa è stata fondata da mia madre nel 1972, aveva 19 anni, per cui ha dovuto anche andare in tribunale con i nonni per essere emancipata, perché all'epoca funzionava così. È un'impresa in cui lavoravano entrambi, però l'impresa è tuttora registrata a nome della mamma, per cui per me è sempre stata una cosa assolutamente naturale e normale che ci fossero situazioni di questo genere, e credo che appunto l'obiettivo di tutti noi è arrivare a quel punto in cui effettivamente fare impresa o avere una donna o un uomo in una determinata posizione professionale sarà assolutamente indifferente, perché varrà la qualità e non l'obiettivo di arrivare a eliminare un gap iniquo che c'è nella nostra società. Detto questo, il Comune di Trieste, così come le istituzioni anche più vicine, la Regione in particolare,
pone grandissima attenzione a sollecitare quella che è la propensione all'imprenditorialità dei propri cittadini e sicuramente anche nelle donne, proprio per superare questo gap di cui si parla. E l'educazione finanziaria è uno degli elementi sicuramente essenziali di questo percorso, ma per arrivarci bisogna fare anche un lavoro sull'educazione, sulla formazione a 360 gradi e, perché no, anche dei percorsi di orientamento. Per quanto riguarda noi, lavoriamo molto sulla divulgazione anche scientifica. Sappiamo che un gap particolare c'è nella propensione femminile ad approcciare percorsi di studio scientifici piuttosto che umanistici, e sono tutti appunto elementi su cui siamo fortemente impegnati, anche grazie a quelle che sono le risorse che la Regione mette a disposizione, e ringrazio appunto in particolar modo l'assessore Rosolin e la giunta del Presidente Fedriga, perché su questo sono impegnati in modo molto deciso. Quindi grazie a voi che avete promosso il convegno, ma soprattutto a tutte quelle donne imprenditrici che sono titolari di una storia di successo e che dimostrano ogni giorno con il loro lavoro che, quando si è preparate, tenaci e determinate, si può raggiungere il proprio sogno, ma magari anche superarlo e arrivare ad essere esempio non solo per se stesse, ma anche per chi magari non ha nemmeno pensato di diventare un'imprenditrice e di poter dare un valore aggiunto a se stessa, alla propria famiglia, ma comunque alla comunità a cui appartiene. Grazie e buon lavoro. Tenaci e determinate, perfetti, gli aggettivi perfetti e preparate, ma soprattutto tenaci e determinate. Grazie mille a Serena Tonelli. Grazie mille. Vado? Sì, ecco. Grazie a Serena Antonello per il suo intervento rapido ed efficace, veramente. E adesso ho il piacere di dare la parola a Alessia Rosolin, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie e buonasera a tutti. Ovviamente mi aggiungo all'elenco di chi è stato ringraziato per l'organizzazione dell'evento, per cui ovviamente il Presidente Paoletti, Arias e tutto il gruppo delle imprenditrici di Trieste e di Gorizia. Io volevo fare con voi una riflessione, perché poi rispetto a quelle che sono le azioni che l'amministrazione regionale mette in campo sono previsti degli interventi molto puntuali in cui verranno illustrati strumenti, risorse, modalità di utilizzo delle risorse ad ogni livello, da quelle regionali a quelle europee, in un quadro complessivo molto più ampio. Inizio subito dicendo che, e credo sia un dato di fatto di cui tutte noi e tutti noi ci siamo resi conto, il mondo del lavoro nel post-Covid è un mondo del lavoro completamente diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto prima. Io credo che il Covid, poi ovviamente tutto ciò che pian piano è succeduto e si è aggiunto a quel momento, quindi il tema della crisi energetica, il tema degli obiettivi legati alla digitalizzazione, il tema legato sicuramente alla sostenibilità economica, alla sostenibilità ambientale, e io penso il tema della sostenibilità sociale, hanno assunto, sempre in un quadro molto più ampio, perché ricordatevi c'è crisi energetica, due guerre, le più grandi in atto, credo ce ne siano circa 50 nel mondo, credo abbiano aggiunto una rapidità di modifica di quello che è il quadro del nostro mercato del lavoro importante. Oltre alla rapidità c'è un altro dato, c'è l'emergere di sensibilità e di attenzioni diverse.
La scorsa settimana ho partecipato a un convegno nel quale si parlava delle donne medico che entrano all'interno del sistema strutturato o delle nostre aziende sanitarie o dei nostri ospedali, o quelle che, seppur all'interno servizi sanitari nazionali, in questo caso regionale, continuano a mantenere tipologie contrattuali molto, molto diverse. Io su questo credo, davanti a questo quadro, che la riflessione vada fatta in maniera molto più ampia rispetto a quella che è la sensibilità, così come si è modificata, rispetto a quelle che sono le risposte, così come devono essere date, e rispetto al quadro dell'accesso al lavoro. E io parlo in particolare di due categorie, parlo sicuramente delle donne, ma parlo a fianco alle donne di tutta la fascia giovanile, perché credo abbiano delle caratteristiche che li accomunano. Il primo tema dal quale voglio partire è il fenomeno delle grandi dimissioni, che è quello che forse in maniera più importante ha denunciato ciò che in realtà sta avvenendo. Nel post-Covid, adesso c'è un piccolo rallentamento, il fenomeno delle grandi dimissioni ha attaccato in maniera importante i nostri centri datoriali. Le persone sceglievano in maniera molto rapida un cambiamento nel lavoro, le persone sceglievano molto velocemente di cambiare lavoro. Solitamente tutto era legato a due fattori. Uno è il dato di sicurezza economica, e questo è ovviamente importantissimo. L'altro è il dato di sicurezza rispetto a tutto il contesto della propria vita. È un tema che si vede dai dati delle motivazioni della scelta. Il 39-40% dice: ho cambiato lavoro in maniera così repentina, legandolo a un dato salariale, che è uno dei temi di grande discussione a livello nazionale, e una percentuale molto alta, che si aggira attorno, se non sbaglio, attorno al 32%, dice: ho cambiato lavoro perché la qualità della mia vita e i miei problemi di conciliazione di tutta una serie di tempi avevano bisogno che il mio mondo venisse modificato. C'è un rallentamento in questo periodo e in questi ultimi dati, soprattutto nel corso del 2023, ma è un fenomeno che ha drogato in maniera importante il mercato del lavoro. Dico drogato, in realtà io credo di poter dire svegliato rispetto ai temi di cui il Presidente Paoletti ha iniziato a parlare nella sua introduzione. È un tema sicuramente di disponibilità di tempo, è un tema sicuramente di disponibilità economica, e questo lo ribadisco, riguarda soprattutto i giovani e le donne, riguarda soprattutto i tempi di conciliazione vita-lavoro, riguarda soprattutto la tipologia contrattuale che ai giovani e alle donne viene data, e riguarda soprattutto il tempo che viene dato nei contratti ai giovani e alle donne. I giovani e le donne hanno in media una percentuale molto importante di capacità d'acquisto legata al loro salario molto più bassa, e hanno una media di contratti che si aggirano sui 4 mesi. È un dato di fatto, non arrivano neanche al tempo determinato massimo che può essere concessa a loro da un contratto a tempo determinato. In tutto questo, a mio avviso, si aggiunge un'azione di politica legata sicuramente alla capacità d'acquisto, che fa sì che in questo Paese ci sono due dati. Il primo, lo dicevo, è il dato di qualità occupazionale dei giovani e delle donne, l'altro è un dato assoluto, che riguarda il fatto che l'Italia è l'unico paese in Europa dove il potere d'acquisto negli ultimi 20 anni è diminuito del 2,9%, conto un potere d'acquisto che nei paesi dalla Francia alla Germania, ma non solo, aggiungerei comunque anche altri paesi come la Spagna, è aumentato di percentuali che superano ampiamente il 30%.
Questo è il quadro nel quale noi ci inseriamo rispetto alle opportunità e alle politiche che devono essere messe in campo. Uno dei primi atti che il presidente Fedriga ha voluto al momento del suo insediamento è stato l'azione rispetto alla disponibilità di asili nido. La possibilità di crearsi una vita è fortemente legata e questo riguarda sicuramente le donne, ma riguarda anche gli uomini, è la disponibilità di tempo da dedicare al lavoro e alla cura delle persone più care. Costruire un welfare territoriale che dia risposte in maniera ampia significa dare spazio all'imprenditoria, alla libera professione, alla capacità di lavoro dipendente di tutte le persone, in particolare dei giovani e delle donne. C'è un ultimo tema che credo sia ancora importante sottolineare, che è un dato demografico. Questo paese e questa regione in particolare, scusate, negli ultimi 10 anni ha avuto 33.000 ingressi in meno di giovani all'interno del mercato del lavoro. Necessariamente, e io dico necessariamente, l'attenzione da parte di tutti, in cominciare ovviamente dalla politica, ma a scendere agli imprenditori, alle parti datoriali, è quella di attrarre all'interno del mercato del lavoro i giovani e le donne. Questo è un dato. Io quando parlo con i ragazzi che incontriamo nel corso dei recruiting o all'interno delle scuole o all'interno dei percorsi formativi dico sempre non è che in questo momento si parla di voi perché c'è un'attenzione diversa nei vostri confronti e vale anche per le donne. Questa regione, questo paese, l'Europa intera direi perché questo è un dato di fatto, hanno bisogno in questo momento che all'interno del mercato del lavoro entrino percentuali di persone, cioè percentuali di persone sempre più importanti. Tenete presente che nei dati di proiezione in Friuli Venezia Giulia fino al 2027 tra reskilling, quindi percorsi di riformazione, di formazione nuova, tra persone che andranno in pensione e tra persone che entreranno, noi abbiamo un gap di 97.000 persone da introdurre all'interno del mercato del lavoro, partendo da quei dati che dicevo prima, contratti sicuramente di temporalità più breve, salari comunque che rimangono bassi. È un percorso di conciliazione che non sono ancora, nonostante le azioni messe in campo, appieno attuati. Credo che questo è il quadro nel quale la politica deve muoversi rispetto alle opportunità che vengono date a tutti i percorsi di accesso al mondo del lavoro. Sicuramente il tema dell'imprenditoria e in maniera trasversale il tema dell'educazione finanziaria impattano sull'ingresso all'interno del mondo del lavoro delle donne, a cui, vi verrà illustrato poi in maniera più puntuale, abbiamo dedicato una parte importante della programmazione del Fondo Sociale Europeo da qui al 2027 con fondi che saranno a disposizione nei bandi di prossima emanazione che non a caso puntano sull'imprenditoria, sui giovani, sulle donne, sulla riscoperta di servizi e di mestieri antichi, ma anche sull'idea di inserire all'interno di questo percorso tutta una serie di nuove opportunità. Mi permetto di aggiungere un dato, sono andata a ricercarlo all'interno della vostra brochure, ma è un dato trasversale che questa mattina è stato ripreso da più giornali. Il 37% delle donne italiane non ha un conto corrente intestato a se stessa. Io credo che questi siano, al di là del tema strettamente imprenditoriale nel quale ci inseriamo nella discussione di oggi pomeriggio, sia un tema più ampio
di educazione e di cambio di cultura rispetto alla quale l'attività viene fatta sicuramente nei percorsi politici, viene fatta sicuramente dalle istituzioni, ma abbia origine, esattamente come tutte le storture e i drammi che sono stati ricordati all'inizio, in percorsi di educazione all'interno della società, delle istituzioni che a questo sono preposte, quindi penso alla scuola, al sistema universitario e in primis all'interno della famiglia. Sostenere, e con questo concludo, l'occupazione femminile, ma sostenere in realtà la possibilità di qualsiasi giovane e di qualsiasi donna di costruirsi una vita, tenendo conto di quelle che sono le necessità sulle quali è necessario che la politica lavori, è un fatto, credo, imprescindibile. Ma l'attenzione che c'è su questi temi oggi è un'attenzione completamente diversa da quella che c'era su questi temi nel 2018. L'attività politiche trasversali di welfare, di conciliazione, introdotte all'interno delle aziende, introdotte all'interno del territorio, anche attraverso tutti gli strumenti di welfare aziendale, di responsabilità sociale d'impresa, attraverso ad esempio le nuove forme societarie, penso alle società benefit, sono tutti strumenti che in maniera importante, a mio avviso, indicano che le donne, esattamente come i giovani, e su questo faccio un paragone, ripeto, che non è a caso, hanno tutte le opportunità che possono essere date loro se la risposta da parte della società è organica rispetto a quella che è la costruzione, quando si parla di sostenibilità e quando si parla di innovazione. Ecco, il tema dell'innovazione sociale credo sia quello che sottende in maniera importante tutto questo, ricordando sempre che ovviamente alle donne, le donne hanno la fortuna di fare anche altro, gli uomini non sempre come dire, apprezzano questo tipo di percorso. Per cui grazie dell'invito, e quando parliamo di imprenditoria o di lavoro femminile cerchiamo di guardarli in maniera diversa, inserendoli in un contesto che tenga davvero conto non del genere ma delle opportunità che vengono riversate e riservate a chi ha voglia di fare impresa, a chi ha voglia di lavorare, a chi ha voglia, e questo credo sia uno dei dati su cui in particolar modo ci stiamo concentrando, di vivere in un territorio in cui il welfare va a coprire quella contrattazione di secondo livello, quei contratti collettivi nazionali che non rispondono a quel bisogno di potere d'acquisto che ovviamente non dipendono dall'amministrazione regionale. Grazie. Grazie all'assessore Alessia Rosolen. I dati citati sono un po' preoccupanti, però sicuramente ce la faremo. E ora do la parola a Tiziana Pompei, vice segretario generale Union Camere. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto grazie al presidente Paoletti, al segretario Medeot, alla presidente Rovis per aver voluto organizzare questa tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, che quest'anno e negli anni a venire sarà inserita in un più grande contenitore che è il Piano Nazionale sull'Imprenditoria Femminile, un piano e un'iniziativa che è all'interno del PNRR e che ha affidato all'Union Camere, al sistema camerale, alla rete dei comitati, la realizzazione di questo piano integrato sull'imprenditoria femminile. Quindi le Camere, il sistema camerale saranno protagoniste di questo percorso che vuole andare proprio a come dire, sottolineare il valore di fare impresa al femminile, e che anche come obiettivo quello ovviamente di aumentare l'occupazione femminile e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro ma anche al mondo dell'imprenditoria.
Allora, qui a Trieste parliamo di donne e accesso al credito, che è un rapporto difficile, è stato detto, è stato già sottolineato anche dal Presidente, e come dicono moltissimi studi, ma lo diciamo anche noi con il nostro rapporto sull'imprenditoria femminile che il Presidente prima citava, abbiamo rilevato che oltre alle competenze, oltre alle capacità, ovviamente c'è necessità per le imprese femminili di poter accedere ai finanziamenti e alle risorse. E però su questo c'è ancora un gender gap che va assolutamente colmato e che è un freno ovviamente al fare impresa al femminile. E questo rapporto ci dice un po' di cose, tra cui anche il fatto che se mettiamo a confronto le fonti di finanziamento delle imprese femminili con quelle maschili, soltanto l'11% delle fonti di finanziamento delle imprese femminili è quella del credito bancario, tutto il resto è capitale proprio o quello della propria famiglia, che è una percentuale davvero bassa, così come la quota di imprese che non richiedono il credito bancario è il doppio di quella delle imprese femminili, è il doppio di quella di tutte le altre imprese, così come quelle imprese femminili che non riescono ad ottenere il credito bancario o non ottenerlo proprio o non ottenerlo in forma adeguata sono più del doppio di tutte le altre imprese. Quindi significa che c'è un problema di accesso e che bisogna lavorare su questa fragilità che è tipicamente delle imprese femminili. E lo abbiamo fatto già tantissimi anni fa, 25 anni fa, quando nacque il Comitato per l'imprenditoria femminile, nel protocollo d'intesa abbiamo detto che bisogna lavorare su questo tema dell'accesso al credito perché è determinante nel fare impresa. Tra l'altro i comitati nascono proprio sulla necessità di incentivare le imprese e di accompagnare le imprese ad utilizzare una legge che era la 215 del 92, che è una legge che proprio trasferiva risorse alle imprese femminili. Un impegno che però non è rimasto soltanto sulla carta, nel senso che poi sono state fatte tante iniziative nazionali, territoriali e soprattutto iniziative di informazione, di formazione e organizzate dal sistema camerale anche per accompagnare le donne e le imprese a utilizzare questi strumenti della finanza agevolata. Poi abbiamo provato a lavorare anche sui cambiamenti, cercando di trasferire anche una prospettiva nuova e quindi cercare anche di far aprire le imprese femminili anche a nuove forme di finanziamento. E su questo devo dire c'è una buona base di partenza, perché poi le donne hanno delle caratteristiche personali particolari, cioè sono predisposte al dialogo, hanno un interesse maggiore rispetto agli altri, rispetto a quello che succederà dopo di loro, e quindi sono più aperte e guardano con più apertura anche ai temi del passaggio generazionale e magari cercano anche professionisti che le affianchino in questi processi. E l'altro tema che strettamente connesso a quello che affrontiamo oggi è che poi alla fine le donne sono anche vicino ai temi della pianificazione finanziaria, perché poi quelle caratteristiche che sono quelle della cura, dell'ascolto, dell'empatia, dello studio, sono molto vicini ai temi della pianificazione finanziaria, tanto che molte ragazze oggi si avvicinano a questa professione, che ci auspichiamo saranno sempre di più, un po' perché è una professione tipicamente maschile, almeno fino a poco tempo fa, ma soprattutto perché è un'opportunità ovviamente di lavoro, ma anche un'opportunità di affermazione professionale. Però il divario c'è e c'è da fare ancora molto, e allora dobbiamo investire nell'educazione finanziaria. La guida che viene presentata oggi dice proprio questo, perché è anche un'arma per combattere il gender pay gap. E noi questo percorso di educazione lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo anche concretamente. Come sistema camerale abbiamo una serie di iniziative, fra cui anche una che realizziamo insieme al Ministero delle Imprese del Made in Italy e al Comitato per l'Educazione Finanziaria, che si chiama Donne in Attivo. Questo progetto
ha proprio l'obiettivo di raggiungere le donne giovani, meno giovani, imprenditrici, dipendenti, disoccupate, ma anche libere professioniste, casalinghe e ovviamente imprenditrici, e di accompagnarle in questo percorso di educazione e di apprendimento, con l'obiettivo di aiutarle a prendere, diciamo, con serenità tutte le decisioni finanziarie della propria vita, quindi che si tratti di acquisti, di risparmi, di investimenti. Perché alla fine, diciamo, è stato detto un po' tra le righe anche prima, cioè l'educazione finanziaria è anche uno strumento per combattere la violenza economica, e questo riguarda le donne di qualsiasi età, giovani o anche meno giovani, ed è, diciamo così, ovviamente anche una sicurezza, un aspetto, una conoscenza, una competenza che dà anche sicurezza rispetto al futuro e poi favorisce, come dicevamo prima, anche lo sviluppo di competenze trasversali. In questi giorni, come si diceva, si parla molto di questo, e quindi è un tema molto complesso, non va semplificato, però, come diceva prima l'assessore, 2,2 milioni di donne non hanno un conto corrente, ancora di più sono quelle che non hanno una carta di credito, quindi vuol dire che il tema c'è e che non riguarda poche donne, ma riguarda tante, tante donne. E quindi, diciamo, educare aiuta, ovviamente aumenta la consapevolezza e a valutare i propri bisogni, aumenta la capacità di resilienza. E soprattutto, quindi il tema dell'educazione, il tema del credito, il tema dell'accesso al credito è una questione di competitività, perché un'impresa che ha queste capacità e queste competenze è sicuramente più competitiva, ma è anche soprattutto un tema di parità. Ed è per questo che tra gli obiettivi di questo piano, di cui vi dicevo in apertura, sull'imprenditoria femminile, c'è proprio anche il tema della promozione delle conoscenze finanziarie. Ma c'è anche un altro grande progetto, mi è stato chiesto di accennare anche a questo progetto che abbiamo in campo e che si inserisce proprio in questo ambito, in questo discorso di accompagnamento verso del nostro paese, perché non è una cosa che riguarda solo le donne o solo le imprese femminili, è l'accompagnamento alla parità, che è la certificazione della parità di genere. Questo sistema di certificazione della parità di genere è anche questo un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. È un progetto che è stato affidato al sistema camerale, che lo gestirà insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità, ed è un progetto davvero innovativo. Questa è un'iniziativa che abbiamo soltanto noi in Italia, che viene guardata tra l'altro con grande attenzione anche dagli altri paesi europei, che ha come obiettivo proprio l'aumento dell'occupazione femminile, una maggiore trasparenza nei processi di lavoro, una riduzione del gender pay gap, e dà ovviamente come l'altro obiettivo quello di aumentare le opportunità di crescita all'interno dell'azienda. Ed è un approccio che, nonostante il progetto sia ancora nella sua fase iniziale, stia partendo, ha portato già i suoi frutti, perché solo per il fatto di parlarne, e noi come sistema camerale ne parliamo, cerchiamo di diffondere, domani ci sarà, verrà organizzato dall'Unione Regionale del Veneto un'iniziativa che entrerà poi proprio nel merito di questo bando, di questi finanziamenti, anche dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Quindi noi cerchiamo di, come dire, dare indicazione e trasferire i contenuti di questa iniziativa, e già 800 imprese si sono certificate, e queste 800 imprese hanno capito che la certificazione, oltre a ad aumentare la consapevolezza e far registrare un cambiamento verso le pari opportunità, ha portato anche un miglioramento nella reputation dell'azienda. Quindi significa già il progetto non è ancora partito e già gli effetti positivi si vedono. E questo vale soprattutto per le piccole e medie imprese, perché questo è un progetto rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, che vuole finanziare questo percorso di certificazione, sia finanziando le attività di assistenza e di accompagnamento all'impresa, che i veri e propri servizi di certificazione. Quindi risorse per i consulenti, risorse per gli organismi di certificazione.
E quindi cosa bisognerà fare? Bisognerà che dentro il 2026, quindi data di scadenza del PNRR, si certifichino almeno 1000 imprese, di cui 450 piccole e medie imprese. Per queste ci saranno risorse che saranno trasferite alle imprese in termini di servizi, quindi ci sarà tutta un'attività che è quella di divulgazione, ma anche quella di accompagnamento, che è quella di assistenza diretta. E verranno sostenuti i costi dei consulenti e anche i costi della certificazione. Il 7 novembre è stato pubblicato il bando, il 6 dicembre si potrà accedere ai finanziamenti, si potrà fare domanda di finanziamento, quindi le imprese potranno richiedere questi servizi e potranno accedere concretamente poi ai finanziamenti. Come vi dicevo, non ci sarà un trasferimento diretto di risorse, ma in termini di servizi. E chiudo dicendo che, che educare alla parità e diffondere la cultura dell'inclusione in azienda è anche, quindi questo progetto va anche in questa direzione, è uno strumento anche per abbattere gli stereotipi, perché aiuterà anche a prendere coscienza poi dei propri pregiudizi, che spesso sono anche inconsapevoli, perché io lo dico sempre, gli stereotipi alla fine sono comodi anche per il cervello, no? Nel senso che ci aiutano a prendere le decisioni con più facilità, ci fanno spesso scegliere, come quando scegliamo quelle persone che sono più simili a noi, no? È più facile, è più veloce, è più immediato. E però io credo che la parità aiuterà a ridurre gli stereotipi, e questo anche in ambito finanziario, così torniamo anche al tema di oggi, che di fatti ci sono studi che ci dicono che alla fine questo abbattimento e questo superamento e questa educazione farà bene anche a tutto il tessuto produttivo, perché ci sono proprio studi che ci dicono che il rapporto fra politiche monetarie e gender economy aiuta anche a prendere decisioni più efficaci e decisioni più veloci. Quindi significa più stabilità per tutto il sistema produttivo. Quindi la diversità in azienda e la certificazione è anche uno strumento per rendere più attrattive le imprese, anche femminili, per i finanziatori, per assicurare performance finanziarie superiori, e anche un miglioramento dell'accesso al credito, perché alla fine l'impresa certificata sarà anche più solvibile e più affidabile. Grazie. Grazie a Tiziana Pompei. Tra l'altro io ho piacere, cioè vorrei ricordare appunto che questa problematica non riguarda soltanto l'imprenditoria, come è stato chiaramente detto più volte, ma anche i dipendenti, no? Quindi le dipendenti donne e i giovani, però non è solo un discorso di donne imprenditrici. Ora prendo io la parola e faccio un piccolo intervento sul nostro comitato, perché se no non va bene. Prima si dimentica di me, poi... Scherzo. Allora, innanzitutto, ci tengo a ringraziare di nuovo tutti. Sono davvero felice, come ho detto all'inizio, di ospitare questa tappa, che è un evento comunque di grande importanza su una tematica che purtroppo per noi donne costituisce, noi donne imprenditrici o professioniste, costituisce spesso un punto molto debole. E vorrei presentare innanzitutto il mio comitato, con cui ho recentemente iniziato questa collaborazione, perché è stato ricostituito proprio a settembre. Sono altre 9 donne appassionate, imprenditrici, che ho veramente il piacere di avere a fianco e che ringrazio già tantissimo. E le cito rapidamente. Abbiamo Maria Tami, Confartigianato CNA Gorizia, che è anche vicepresidente, Luisa Dri, Confartigianato Trieste, Ornella Lippi, Confcommercio Trieste per il settore turismo, Antonella Pacoridge, Confcommercio Gorizia, Alexandra Pangerz, Confindustria, Alice Crepaldi, Coldiretti Trieste, Lorena Russian, Coldiretti Gorizia, Elena Parovel, Ures, Michela Nobile, rappresentante del Consiglio Camerale Commercio. Tra l'altro sono presenti qui in sala e veramente vi ringrazio.
E ringrazio anche per la fiducia che mi avete dato nell'affidarmi questo ruolo, ringrazio il Presidente Paoletti e tutte voi. Allora, il Comitato Imprenditoriale Femminile, secondo le linee guida, è un soggetto attivo dello sviluppo locale con l'obiettivo di promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili. Questo in linea generale. Ora vi parlo meglio di quello che sarà il nostro comitato fino al 2025, a parte del 2025. Per noi tutte e per me come presidente, l'obiettivo principale del comitato è quello di sostenere le donne, quindi il sostegno, l'aiuto, la vicinanza alle donne imprenditrici in tutti i modi che ci sono possibili, di affiancarle tramite tutte le modalità che ci vengono concesse, quindi tramite formazione, tramite eventi, soprattutto stando accanto, affiancandole in tutte le loro difficoltà, le difficoltà che incontrano non solo in quanto imprenditrici, ma proprio in quanto donne. E questo è un punto, come ho già detto all'inizio, che sta particolarmente a cuore a me e a tutte noi, cioè sostenere la donna nella creazione di un proprio progetto, perché ci sono tantissime giovani e questo l'ho detto più volte, è fondamentale secondo me rivolgersi anche da parte nostra come Comitato Imprenditoriale Femminile a un target non solo femminile ma femminile giovanile, perché appunto riprendendo tra l'altro il discorso dell'assessore, cioè le giovani molto spesso non sanno che possono seguire e prendere la strada dell'imprenditoria, vedono solo la possibilità di diventare dipendenti, magari escono dall'università e fanno i concorsi, hanno anche paura perché non hanno la conoscenza e questo spaventa molto. Ci sono passata io in prima persona, ci sto passando ancora adesso. E, quindi il nostro obiettivo è quello di combattere, di aiutare a combattere ogni tipo di difficoltà e di violenza che le donne si trovano ad affrontare, di violenza a partire dalla violenza economica di cui si è parlato, che riguarda diciamo dalle dipendenti alle imprenditrici, ma fino ad arrivare alla violenza morale e purtroppo anche alla violenza fisica. Faccio una piccola parentesi, sono appena tornata dalla Music Week di Milano perché io mi occupo di musica, lì ci sono stati diversi eventi riguardanti le donne e i dati sono veramente pazzeschi e c'è stata addirittura la presidente di un'agenzia di musica che si occupa appunto di produzione, che ha detto che ha ricevuto una telefonata un giorno e lei ha risposto, le è stato chiesto di passare il presidente al telefono, le ha detto no, veramente sono io, quindi è davvero spaventoso, cioè l'idea che noi donne non possiamo neanche assumere un ruolo di una certa rilevanza. Per questo motivo quindi qui oggi noi stiamo a parlare dell'educazione finanziaria, perché è la base di tutto ciò, è la base del modo per combattere, è uno strumento per combattere ogni tipo di violenza. Se noi colmiamo le nostre lacune, che sembra che abbiamo, e le colmiamo, quindi aumentiamo la nostra conoscenza anche in ambito economico, finanziario, di sicuro abbiamo una carta in più per vincere, per combattere anche questo tipo di violenza e per farci valere. Io sono convinta personalmente che queste lacune debbano e possano essere colmate combattendo la disparità economica. Tra l'altro, come già precedentemente accennato e come vedo che avete già in mano la cartellina, oggi verrà presentato uno strumento molto molto prezioso per le donne imprenditrici, che è la guida per l'educazione finanziaria. Questo è un piccolo strumento che noi diamo proprio per aiutarci e aiutarvi a raggiungere quella che è l'autonomia finanziaria e la consapevolezza finanziaria in modo tale da arrivare a un livello pari di quello maschile. Brevemente vorrei solo accennare al programma. Abbiamo appena stilato un programma per la fine del 2023 e il 2024, un programma
A parte i servizi che prevede, a parte i servizi sempre disponibili da parte della Camera di Commercio, diversi webinar di formazione in materia di contributi, educazione finanziaria, autonomia finanziaria, leadership, workshop pratici sulla certificazione anche della parità di genere, quindi saranno diverse le tematiche, saranno rivolte a tutte le donne. Eventi di incontro con imprenditrici anche a livello nazionale che racconteranno la propria esperienza, tavole rotonde con le donne, eventi di networking perché la rete è fondamentale. Poi avremo il piacere di partecipare al Salone delle Professioni organizzato dalla Camera di Commercio e vorremmo anche dare vita a un progetto di sensibilizzazione nelle scuole superiori e nelle università, proprio per il motivo che ho detto prima, perché il target giovanile è fondamentale. E speriamo di riuscire anche a creare un programma di accesso al credito tenendo degli obiettivi di una certa rilevanza. Quindi, concludendo, diciamo che quello che vogliamo è costituire un punto di riferimento per le donne imprenditrici e libere professioniste e siamo sicure, perché siamo un bel gruppo, di riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Ringrazio personalmente il presidente Paoletti, Patrizia Andolfatto e Francesco Auletta, che mi stanno sempre accanto nel lavoro quotidiano, e tutte le imprenditrici del comitato. E sono certa appunto che otterremo pian piano, step by step, tutti i risultati che ci siamo preposte. Grazie a tutti, ora io saluto, posso... potete andare, vi libero e chiedo invece agli ospiti del secondo panel di salire. Entriamo nel cuore del convegno, parleremo proprio della guida e dei temi di educazione finanziaria. Bene, allora possiamo proseguire. Nella seconda parte, nel secondo panel, iniziamo con l'intervento di Patrizia Andolfatto, direttore di Aries, Camera di Commercio. Buonasera a tutti, eccoci qua. Sono molto contenta, siamo molto contenti di avere questa sala piena. E questo testimonia ovviamente che l'argomento che abbiamo scelto per questa tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa è quello giusto, è quello che interessa molto in questo momento e che è quello di cui abbiamo bisogno. L'educazione finanziaria, è stato detto fino adesso che è una cosa importantissima, prima dell'accesso al credito c'è l'educazione finanziaria, che è importante non solo ovviamente per chi fa impresa, ma anche per chi ha una famiglia, per chi deve gestire le finanze, per essere autonome, per essere libere. Abbiamo capito che sapere, avere contezza di quello che è la gestione del denaro è di fondamentale importanza. Noi come Aries ne abbiamo anche, lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, perché noi da 25 anni abbiamo lo sportello punto impresa, lo SPIM, che giornalmente riceve utenti, donne, uomini, giovani, che vogliono aprire un'impresa, che vogliono avere informazioni sui finanziamenti che sono a disposizione e vogliono avere delle consulenze anche mirate. Negli anni ci siamo accorti che le donne sono sempre di più.
È una crescita lenta, però è costante. Quest'anno con Francesco abbiamo preso i dati e su tutti gli utenti che sono arrivati finora ad oggi, la metà sono donne. Quindi vuol dire che almeno localmente, per quanto riguarda la voglia di fare impresa e l'idea di fare impresa, la volontà di fare impresa, il gender gap, almeno qua a livello locale, l'abbiamo colmato. Però ci siamo accorti anche di un'altra cosa importante, che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano allo sportello non hanno la conoscenza base non solo della gestione aziendale, ma proprio di come cominciare, di come reperire i soldi per fare un'impresa, e nemmeno le nozioni base. Ovviamente non tutti hanno fatto ragioneria, non tutti hanno fatto economia, però è molto importante per noi lavorare su questo e sensibilizzare le donne in questo caso, anche se ovviamente poi la non conoscenza è trasversale, non è che solo le donne non hanno contezza di questi concetti, ma è molto importante lavorare per colmare appunto queste lacune. Abbiamo perciò deciso già quest'estate di fare una guida, un vademecum, con i concetti base dell'educazione finanziaria. Il titolo Donne in affari, il potere dell'educazione finanziaria, l'abbiamo scelto noi ovviamente, la parola potere ci piaceva molto, anche perché generalmente è associata all'universo maschile, quindi il potere dell'educazione finanziaria nelle donne era abbastanza evocativo. E, il testo l'abbiamo preso per gentile concessione dalla Camera di Commercio di Bolzano, ovviamente adattato a quello che è il nostro territorio, quindi avrete tutti gli indirizzi utili del nostro territorio e anche i riferimenti proprio per dove rivolgervi per qualsiasi cosa. E anche la Camera di Commercio di Brescia e la Camera di Commercio di Trento stanno facendo delle guide analoghe, e quindi oggi vedo tante imprenditrici in sala, quindi non mi permetto di spiegare proprio i concetti base e faccio un breve excursus. La guida ha fondamentalmente tre capitoli. La prima parte riguarda la gestione economica, quindi la gestione aziendale, che cos'è un business plan, perché è importante, come si costruisce, come si legge un bilancio di esercizio, quindi attivo e passivo, con tutte le voci relative sia a una che all'altra voce, il conto economico, quindi dare e avere con le relative voci, il tema della liquidità, perché la liquidità è importante, e poi arriviamo al secondo capitolo. Il secondo capitolo riguarda i finanziamenti, è la parte ovviamente più cospicua perché orienta su quali sono veramente i canali per trovare il denaro e aprire un'azienda. Quindi la differenza fra capitale proprio e capitale di terzi e quindi il credito. Le forme classiche di finanziamento, troverete che cos'è lo scoperto di conto corrente, il limite di fido, le anticipazioni, quello sulle fatture ancora non pagate, il mutuo ipotecario, se non è ipotecario è il mutuo chirografario, e il leasing, cos'è il leasing, perché conviene, quali sono i vantaggi e anche eventualmente gli svantaggi. Queste sono le fonti ovviamente classiche di finanziamento, poi ci sono quelle alternative. Quelle alternative riguardano le start-up. Le start-up ovviamente hanno tutta altre fonti di finanziamenti, hanno più agevolazioni. Quindi che cos'è una start-up e a quali finanziamenti può avere, quali finanziamenti può ottenere. Si parla di start-up, ovviamente la start-up ha diverse fasi di crescita, no? Di avvio, cioè la fase di studio e la fase di progettazione, che può contare su contributi a fondo perduto, però anche per esempio a piattaforme di crowdfunding che stanno andando molto online.
possono avere il sostegno dei business angels, che sono questi investitori che credono nell'azienda, e ci sono anche gli incubatori dove possono nascere queste start-up. Poi la startup ha la fase di avvio, ovvero quella di commercializzazione del prodotto, e quindi ci sono disponibili fondi di venture capital, fondi di venture capital dove il finanziatore non solo finanzia in denaro, ma partecipa alla vita dell'azienda, partecipa alle decisioni aziendali. E poi c'è la fase ovviamente di crescita, dove inizia magari dove inizia poi la vendita su larga scala del prodotto, e quindi oltre ai fondi di venture capital, per iniziative grosse ci sono anche fondi di private equity di cui le start-up possono usufruire. Quindi la gestione economica e finanziaria, poi ci sono anche spiegati cos'è il concetto di direct lending, i mini bond, eccetera, è un capitolo diciamo molto, molto importante. Il terzo capitolo riguarda invece gli investimenti. Anche qua è molto importante, si parla del triangolo magico su cui sono riportati tre criteri che definiscono l'investimento, come vedete il rendimento, la sicurezza e la liquidità, che purtroppo molte volte non vanno d'accordo, come vedete conto corrente ha liquidità e sicurezza, le azioni liquidità e rendimento ma non sicurezza, gli immobili hanno sicurezza e rendimento ma non danno liquidità, e quindi importante capire dove e come investire il nostro denaro. Questo anche non solo per l'azienda ovviamente, sì, anche per le nostre finanze personali. Va considerato anche l'orizzonte temporale dell'investimento: più lungo è il periodo in cui si investe il denaro ovviamente, e maggiore sarà il rendimento se il rischio è costante. Va considerato che diversificare gli investimenti conviene sempre, meglio fare tanti piccoli investimenti che pochi e grandi. E poi quali sono ovviamente le classi di investimento più diffuse? Il denaro contante, i titoli a tasso fisso, ad esempio le obbligazioni, le azioni e gli immobili. Ecco, questi sono tutti concetti che bisogna sapere ovviamente per aprire un'azienda, e io li ho scorsi molto velocemente, però grazie alla Camera di Commercio, che ha messo a disposizione un budget per le attività del Comitato per l'Imprenditoria Femminile, verranno organizzati dei seminari ad hoc di approfondimento su tutti questi temi. Saranno webinar, saranno online, saranno gratuiti per tutte le donne imprenditrici e anche per i giovani, evidentemente, come diceva l'assessore Rosolen, noi andiamo sempre in tandem, donne e giovani. Trovate a pagina 35 anche gli indirizzi utili. Allora, Camera di Commercio Venezia Giulia, il Comitato per l'Imprenditoria Femminile con i riferimenti, il servizio creazione di impresa di cui vi ho parlato fino adesso c'è da appunto 25 anni, quindi venite pure nei nostri uffici qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa abbiate bisogno, non solo per aprire un'impresa ma anche se già ce l'avete e volete sapere quali sono i finanziamenti che sono disponibili adesso sia a livello regionale, nazionale e anche europeo. E dopo infatti il mio collega Francesco Oletta vi parlerà di un bando che la Regione rifinanzierà sulla legge 11 del 2011, e partirà a gennaio e quindi vi darà almeno le coordinate, le cose più importanti. C'è il sector group dell'imprenditoria femminile. Ecco, la Camera di Commercio Venezia Giulia fa parte di Eurochambre. Eurochambre è un'associazione europea di Camere di Commercio, perché i comitati per l'imprenditoria femminile non sono solo in Italia, sono in tutta Europa, in tutti i paesi europei e soprattutto in quelli che sono più attivi nella ricerca di finanziamenti europei. Io ho partecipo personalmente a questi gruppi a Bruxelles, dove si parla di progettazione europea e di creazione di partnership tra i comitati per l'imprenditoria femminile dei diversi paesi. Volevo dirvi che i problemi che abbiamo noi in Italia ce li hanno in tutti i paesi d'Europa, ci sono differenze con i paesi del nord,
la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e i paesi diciamo baltici che sono molto meglio per quanto riguarda il gender gap. Ma ieri mio figlio 18enne mi ha dato un dato e mi diceva: ma guarda, ci sono la Danimarca è il paese in cui ci sono più stupri. Quindi bisogna sempre un attimo analizzare bene i dati e non è sempre tutto oro quello che luccica. Comunque è vero che i dati che abbiamo sono sconfortanti, quelli dell'assessore Rosolena erano abbastanza sconfortanti. È anche vero però che dalla nostra esperienza, che vediamo imprese che nascono ogni giorno e che crescono ogni giorno, che il dato delle imprese femminili è lento nella sua crescita, ma è costante, è sempre costante. Quindi i processi per colmare il gender gap sono lenti, sono molto lenti, perché la cultura non si cambia da un giorno all'altro e è molto molto difficile far sì che le donne entrino al 100% nel mondo del lavoro, però ce la stiamo facendo, quindi io voglio vederlo in maniera ottimistica. Avete gli indirizzi, finanze e garanzie, dopo di me parleranno istituti finanziari, il Confidi Venezia Giulia, poi c'è il Fondo Gorizia, poi c'è il FRIE, le associazioni di categoria che svolgono un lavoro sempre importante. Noi diamo la prima informazione e le consulenze, poi mandiamo i nostri utenti presso le associazioni di categoria, diciamo: questa è tu vuoi aprire un'impresa di un'estetica piuttosto che una parrucchiera, la tua associazione di riferimento o è la Confcommercio o è la Confartigianato, e quindi noi lì mandiamo presso le associazioni di categoria che svolgono un lavoro molto importante. E poi la Regione Friuli Venezia Giulia con la Commissione regionale per le pari opportunità per le donne, e poi alla fine da pagina 36 avete il glossario, quindi parolina, che cosa vuol dire, eccetera. Quindi sono tutti concetti di cui noi cioè di cui voi imprenditrici che lavorate da molto tempo nell'imprenditoria e probabilmente conoscete, però magari se avete conoscenze di ragazze, giovani che vogliono aprire un'impresa, o anche sensibilizzare le vostre figlie che si può fare impresa oltre a tante altre cose, e questa è una guida, è uno strumento importante. E io chiuderei qui, siamo sempre a disposizione e lascio la parola a Cristina. Grazie Patrizia, io ti ringrazio ancora per il lavoro che hai fatto assieme a Francesco per avere questa guida, perché l'abbiamo veramente voluta tanto e vedrete che è uno strumento davvero davvero prezioso, secondo me anche per chi le nozioni le conosce già. Ora do la parola a Gianna Culotte, responsabile dell'area commerciale marketing di Confidi Venezia Giulia, che sarà accompagnata da delle slide. Che metterà Patrizia? No? Forse? Forse ci saranno delle slide. Consorzio di garanzia Fidi che sostiene le piccole e medie imprese e i liberi professionisti regionali nell'accesso al credito. Ringrazio per l'invito a partecipare a questo incontro che pone in evidenza il tema cruciale dell'educazione finanziaria e dell'accesso al credito nel contesto dell'imprenditoria femminile. L'educazione finanziaria e accesso al credito sono strumenti necessari e sono fattori chiave per il supporto, il sostegno e lo sviluppo delle imprese femminili. Educazione finanziaria significa comprendere meglio concetti finanziari fondamentali, quindi permettendo lo sviluppo della consapevolezza delle imprese nelle decisioni finanziarie che compiono ogni giorno. Questa cosa comporta una gestione più efficace delle risorse finanziarie e dei relativi rischi, quindi garantendo una maggiore sostenibilità e stabilità delle imprese.
Un'educazione finanziaria migliora le competenze imprenditoriali. Questo, come abbiamo sentito prima da Patrizia, sono importanti i temi della pianificazione finanziaria, del business plan, della gestione del debito, perché sono fattori importanti per il successo non soltanto ora dell'impresa femminile, ma anche nel medio-lungo termine. L'educazione finanziaria anche permette una facilitazione nella resilienza finanziaria delle imprese. Cosa significa? Quindi riuscire ad affrontare meglio i rischi finanziari e anche adattarsi alle fluttuazioni economiche talvolta imprevedibili, come sappiamo, degli ultimi anni. L'educazione finanziaria permette inoltre, come prima anche è stato detto, di ricercare nuove forme di finanziamento, quindi anche innovative, rendendo le imprese femminili sicuramente molto più competitive. In maniera ancora più estesa, sicuramente l'educazione finanziaria e l'accesso al credito permette una crescita complessiva, perché permette la creazione di nuove imprese, di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo della comunità. In questo contesto Confidi-Venezia Giulia dà sicuramente un significativo contributo, come vedremo poi in dettaglio, perché favorisce l'accesso al credito delle imprese, in questo caso anche imprese femminili, e fornisce una consulenza finanziaria nella scelta delle migliori fonti di finanziamento in rapporto all'esigenza specifica dell'impresa, quindi fonti di finanziamento che, come è già stato detto, devono essere adeguate e coerenti con la capacità di rimborso delle singole imprese. Imprese femminili che rappresentano una importante realtà nel Friuli Venezia Giulia. Nel secondo trimestre del 2023 le imprese attive femminili in regione Friuli Venezia Giulia erano, in termini numerici, superiori a 20.000 imprese, su un totale di imprese pari a 87.000. Questo cosa significa? Un tasso di femminilizzazione del 23,1%, quindi una quota veramente significativa. E le imprese femminili in particolar modo vedono una presenza importante nel settore delle altre attività di servizi, quindi servizi di parrucchiera, tatuaggi, estetiste, centri benessere, ma anche nella sanità e assistenza sociale, nell'istruzione e nelle attività di servizi di alloggio e di ristorazione. Molte volte le imprese femminili possono incontrare degli ostacoli nell'accesso al credito. Varie sono le cause, tra le quali le principali sono le dimensioni relativamente piccole delle imprese femminili. Prima abbiamo visto che sono imprese individuali o società di persone prevalentemente. Possono avere una mancanza di garanzie da dare al mondo bancario per ottenere il credito necessario per la propria attività. Hanno una limitata capacità di soddisfare i requisiti di credito che le banche richiedono, ma non solo, torniamo al tema dell'educazione finanziaria, una mancanza di adeguata formazione finanziaria che non permette alle imprese femminili di rapportarsi con il mondo bancario in maniera efficace, quindi un'interlocuzione carente. Oppure l'appartenenza a settori tradizionalmente femminili che il mondo bancario vede più rischiosi e quindi difficilmente finanziabili. E infine anche la discriminazione di genere già trattata in precedenza. In questo contesto il Confidi-Venezia Giulia gioca un ruolo importante, abbiamo detto, perché supporta le piccole e medie imprese e i liberi professionisti nell'accesso al credito. Ma come lo fa? Innanzitutto rilasciando garanzie atte a facilitare la concessione di finanziamenti da parte del mondo bancario alle nostre imprese associate, finanziamenti che servono per lo sviluppo, per la creazione di nuove imprese, e anche dando una consulenza e un'assistenza finanziaria appunto nella scelta, come dicevamo prima, delle fonti di finanziamento, i finanziamenti che prima sono stati anche enunciati nella guida, che siano coerenti e in linea con le capacità di rimborso. Cosa significa in estrema sintesi? Un credito non deve essere eccessivo rispetto alle esigenze dell'impresa, perché dobbiamo pensare che un credito superiore comporta comunque dei costi, quindi non è un credito conveniente, ma non deve essere neanche insufficiente per l'attività imprenditoriale, né avere, in caso di un finanziamento, delle rate che non siano compatibili con le capacità di rimborso. Questo perché? Perché in qualsiasi momento un credito insufficiente o delle rate troppo pesanti possono rallentare un'operatività dell'impresa femminile o talvolta anche arrestarla del tutto. Quindi questo è un importante, ritorna sempre il tema dell'importanza dell'educazione finanziaria.
Confidi Venezia Giulia al 31 dicembre 2022 ha oltre 4.600 associati che appartengono ai vari settori economici. Al 31 dicembre 2022 aveva garanzie in essere per oltre 70 milioni di garanzie rilasciate, che corrispondono a 114 milioni di affidamenti che sono stati dati alle nostre imprese associate, quindi un contributo significativo dei Confidi Venezia Giulia nell'accesso al credito. Ma quali sono i principali vantaggi di un nostro intervento? Allora, principalmente quello di ottenere più facilmente o in misura maggiore il credito da parte delle banche convenzionate necessario alle proprie attività. Secondo è sicuramente beneficiare di condizioni concordate e migliorative sulle linee di credito assistite dalla nostra garanzia. Terzo, ma non per importanza, accedere a iniziative mirate, ma con l'affiancamento di un interlocutore professionale con il mondo del credito, come il Confidi Venezia Giulia. Le garanzie come possono essere date? Ogni singola impresa ha un potenziale di garanzie che può ricevere dal Confidi Venezia Giulia pari a 1 milione di euro, quindi possono beneficiarne piccole imprese, ma anche imprese di più grandi dimensioni e più strutturate. Non c'è nessun limite di importo su singola forma tecnica, possono essere garantite tutte le linee di credito presenti presso gli istituti di credito convenzionati. Istituti di credito convenzionati che sono le principali banche presenti sul territorio. Le garanzie come linee di intervento si suddividono principalmente in garanzie ordinarie, dove la garanzia dei Confidi è a copertura di un rischio mediamente del 50% della linea. Ricordiamo che sono tutte quelle a breve termine, fidi in conto correnti, tanto per riprendere un po' quello che era la guida dell'educazione finanziaria, anticipazioni, finanziamenti imposte e tasse, ma anche finanziamenti rateali. Le principali finalità che vengono richieste dalle imprese sono liquidità, l'investimento e il consolido delle passività bancarie, ma anche altre passività quali sono i fornitori. C'è una linea di intervento in garanzia che il Confidi Venezia Giulia ha adottato su operazioni cosiddette speciali. Il Confidi Venezia Giulia crea sempre delle iniziative particolari che lancia nel mondo del credito convenzionato per rispondere a specifiche esigenze delle imprese. Poi le vediamo nel dettaglio. Sono spesso caratterizzate da che cosa? Da percentuali di copertura in garanzia maggiore dell'usuale 50%. Questo come di riflesso, come anche intuitivamente, maggiore la copertura di un garante solido e solvibile. Noi abbiamo 42 milioni di patrimonio netto, quindi questo diciamo, favorisce ancora di più l'erogazione da parte delle banche di credito convenzionate ad erogare credito alle nostre imprese. E poi abbiamo un asse di garanzie a supporto di strumenti di finanza agevolata. Vedremo che nella regione ci sono tanti interventi di finanza agevolata, sia regionali che attraverso il Fondo Gorizia che è stato prima citato. Allora, qui ho praticamente illustrato brevemente le operazioni speciali in essere attivate dal Confidi Venezia Giulia. Allora, le prime sono rivolte a tutti i soci, perché la finalità di queste linee sono trasversali a tutte le attività economiche del Confidi Venezia Giulia. Io mi fermerei in particolar modo sulle prime due, che sono maggiormente richieste dal mondo imprenditoriale e in particolar modo imprenditoria femminile, e in particolare anche le imprese start-up e anche giovanili, un tema che abbiamo trattato prima. Rafforzamento e sviluppo è nato nel 2017 ed è un evergreen, perché è super utilizzato. Si passano garanzie del Confidi Venezia Giulia che partono dal 70% e si elevano addirittura fino all'80% in presenza di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, che vanno a supportare che cosa? Finanziamenti, mutui chirografari o ipotecari destinati alla liquidità, all'investimento in attrezzature anche usate, l'acquisto dell'immobile, un acquisto di un ramo di azienda, ma anche consolidamento, passività bancarie, solitamente uno pensa al consolidamento passività, quelle sempre della banca, ma anche verso fornitori o verso debiti tributari e previdenziali già non oggetto di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate. Quindi una forma di intervento molto utilizzata anche per la flessibilità, ma anche per l'importo, perché parliamo che questi finanziamenti possono avere un importo finanziabile fino a un massimo di 500.000, quindi anche qui piccole imprese ma anche grandi imprese possono beneficiarne.
Con più figli di Venezia Giulia, la seconda linea è una linea di intervento che vuole dare credito aggiuntivo fino a complessivamente 50.000 per la finalità di liquidità e di investimento alle piccole e medie imprese. Come? Con garanzie all'80%, garanzie che vengono date in tempi veloci, cioè tempi di risposta di 10 giorni, sulla base di parametri preselettivi che le aziende devono superare. Naturalmente sono veramente molto semplici, e il Confidi di Venezia Giulia dà un affiancamento anche in questo. Le altre due linee sono per le aziende, Confidi di Venezia Giulia Energia, che hanno subito dei danni, dei rincari energetici. Confidi di Venezia Giulia invece Green è una linea di intervento per tutte quelle aziende che vogliono fare la transizione energetica, quindi vogliono fare un progetto di investimento per la produzione di energie rinnovabili per l'autoconsumo aziendale. Nell'ultimo riquadro vediamo iniziative delineate dal Confidi di Venezia Giulia per specifiche categorie. Quindi vediamo sostegno al credito a breve termine, sono garanzie destinate alle imprenditrici della provincia di Gorizia. È un'iniziativa nata da fondi dati e concessi dal Fondo Gorizia e sono delle linee che vogliono concedere maggior credito a breve termine, quindi fin di conti correnti o smobilizzi. Liberi professionisti Pass Plus invece è una linea dedicata unicamente ai liberi professionisti che talvolta hanno difficoltà nell'ottenere finanziamenti di liquidità o di investimento. Evoluzione Turismo invece è destinato al comparto turistico ricettivo per tutti gli investimenti che vogliono fare per innovare le proprie strutture ricettive. Ecco, in questo caso magari do la disponibilità del Confidi di Venezia Giulia a delineare una linea di intervento specifica per le imprese femminili sulla base delle vostre esigenze, perché partendo dall'ascolto di una reale esigenza noi ci attiviamo nei confronti del mondo del credito e vi rappresentiamo. Grazie. Ammetto che era uno dei nostri obiettivi, ma è già venuto fuori tutto, non va bene. No, nel programma non era previsto. Ci sono tante opportunità, quindi parto dal vostro ascolto, dalle vostre esigenze, dal vostro comitato dell'imprenditoria che vedo molto attivo, mi fa molto piacere. Grazie. E quindi dalla raccolta delle esigenze sicuramente troveremo una soluzione che possa veramente essere concreta. Questo rende felice me e tutte le imprenditrici che fanno parte del comitato, perché ci tenevamo davvero molto e farà felice ovviamente tutte le imprenditrici. Proseguiamo, cerchiamo di accelerare un pochino. Sì. È molto importante. E dopo questo l'ultimo intervento ci sarà un breve un rinfresco dove potremo parlare, dovremo fare un po' di networking, anche perché così potete eventualmente prendere anche i contatti, perché questi incontri sono fatti anche apposta per conoscersi, quindi se volete poi parlare con le persone che sono a questo tavolo, insomma, noi siamo a disposizione, quindi fermatevi fino alla fine. L'hai detto perché hai visto le facce, vero? Gli occhi che si stanno, le palpebre che stanno calando. C'è il rinfresco dopo, quindi rimanete. Allora, proseguiamo ora con Maddalena Ferri, referente educazione finanziaria della Banca d'Italia. Essere utile per le imprese. Sì, assolutamente. Garanzia e supporto di finanza agevolata. Non so se avete presente di cosa si sta parlando, ma ultimamente nella pratica di tutti i giorni con il colloquio diretto con le imprese c'è una richiesta forte di intervento di garanzia del Confidi su finanziamenti regionali rotativi agevolati. In particolar modo la Giunta regionale a febbraio del 2023 ha emanato una nuova regolamentazione dove ha posto in campo questi finanziamenti agevolati con le finalità investimenti e sviluppo, liquidità, capitalizzazione e microcredito. Noi riceviamo tantissime richieste per la liquidità, che è minimo 25.000, massimo 500.000, tasso fisso, che con il rialzo dei tassi di interesse è una cosa di non secondaria importanza, dell'1,30, 1,20 fino a 150.000, destinato alla liquidità. Quindi con l'intervento in garanzia del Confidi,
si diciamo, soddisfa il quadro cauzionale di garanzie previste dalla norma e quindi le imprese attraverso le banche convenzionate possono accedere a questa forma di intervento. Veramente stessa cosa per gli investimenti. Riceviamo tantissime richieste di investimento per l'acquisto dell'immobile aziendale. Ecco che attraverso questa forma di investimento, dove forma di finanza agevolata permette di avere mutui fino a addirittura 25 anni, fino a 4 milioni, ad un tasso veramente competitivo. E ultima cosa, e poi passo la parola successivamente agli altri partecipanti. In questo periodo la Regione ci ha dato una grande possibilità: abbattere i costi di garanzia dell'80% per tutte quelle imprese che hanno subito uno degli eventi previsti dalla normativa regionale, quindi un aumento dei prezzi del gas, dell'energia elettrica. Qua di solito già mi fermo, al massimo arrivo alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, quindi aumento delle materie prime. E quindi ecco, questa è una grande opportunità, ecco perché si hanno finanziamenti anche magari di natura agevolata ad un costo irrisorio con la garanzia dei Confidi. Vi ringrazio. Grazie. Era proprio sul limite. L'importante è caduta solo la sedia. Sì. Pericolosa. Procediamo quindi con Maddalena Ferri, referente educazione finanziaria della Banca d'Italia. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia e grazie per questo invito. Innanzitutto mi presento, io appunto sono Maddalena Ferri della Banca d'Italia qui della sede di Trieste e sono titolare della divisione di vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari e sono anche referente della nostra sede per l'educazione finanziaria. Quindi sono particolarmente grata per questo invito perché diciamo consente a me di affrontare due temi che stanno particolarmente a cuore al nostro istituto, alla Banca d'Italia, che sono appunto quello dell'educazione finanziaria e quello dell'imprenditoria in generale e femminile in particolare. E come sapete la Banca d'Italia non è una banca commerciale, è la banca centrale dell'Italia, si occupa di tante funzioni istituzionali e tra queste da alcuni anni anche proprio di educazione finanziaria, che è una funzione istituzionale specifica, a fronte della quale esiste un vero e proprio dipartimento presso la nostra amministrazione centrale. È un servizio che si occupa in modo specifico di educazione finanziaria nei confronti di diversi target, innanzitutto i giovani, gli studenti, come potrete comprendere, ma anche da poco tempo altri target come appunto gli imprenditori. Allora, vorrei partire, prima di entrare diciamo nel tema centrale, che è quello dell'educazione finanziaria per le imprese, vorrei partire da un'indagine che fa ogni 3 anni la Banca d'Italia sui livelli di alfabetizzazione finanziaria in Italia. E questo per rimarcare quanto si è già detto sostanzialmente ampiamente in questo convegno, e cioè rimarcare appunto i bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria nel nostro paese. Questa indagine va ad indagare 3 aspetti che sono appunto quello delle conoscenze, quello degli atteggiamenti e quello dei comportamenti. È un'indagine che viene fatta con metodologia OCSE proprio per poter confrontare i dati con quelli degli altri paesi OCSE. Come possiamo vedere, appunto gli ultimi dati, che sono proprio del 2023, evidenziano che in un range da 0 a 20 il livello di alfabetizzazione finanziaria in Italia è 10,6 e è leggermente cresciuto rispetto al triennio precedente, al 2020, che
era 10,2, però è ancora molto basso se pensiamo tra 0 e 20. Per il 2023 non è ancora disponibile, ahimè, il confronto internazionale, però nel 2020, quando il confronto internazionale sarà disponibile a breve, però al momento non lo è ancora, nel 2020 comunque eravamo abbondantemente, come livelli di alfabetizzazione finanziaria, al di sotto della media dei paesi dell'OCSE, quindi proprio quasi fanalino di coda. E andiamo al tema delle donne. Sono andata un po' troppo avanti, scusate. Ecco. Sempre nell'ambito di questa indagine emerge appunto un gender gap nell'ambito dell'educazione finanziaria, come pure è stato ampiamente detto, no? Il livello di alfabetizzazione finanziaria delle donne è leggermente inferiore a quello degli uomini, non tantissimo per la verità, si è mantenuto comunque questo divario nel 2023 rispetto al 2020, è semplicemente comunque di 0,04. Occorre però fare diciamo alcune puntualizzazioni, perché se andiamo a indagare il dato possiamo vedere che appunto il divario di genere riguarda specialmente certe categorie di donne, cioè soprattutto le casalinghe, le pensionate e ahimè le studentesse, cioè quindi le giovani donne. Non riguarda chiaramente le donne che hanno un lavoro autonomo o che hanno comunque un lavoro dipendente, non riguarda cioè le donne che sono inserite nel mercato del lavoro, cioè comunque un tema, come pure è stato ampiamente detto, di bassa partecipazione delle donne italiane al mercato del lavoro, quindi è questo che crea in generale il divario di genere. E la Banca d'Italia quindi, prendendo le mosse da questo divario di genere che c'è in materia di alfabetizzazione finanziaria, ha creato un percorso di educazione finanziaria, un percorso di finanza personale pensato proprio in modo specifico per le donne. Parliamo di finanza personale, quindi è dedicato, diciamo, a tutte le donne, non semplicemente alle imprenditrici, anche naturalmente anche alle imprenditrici se lo desiderano. Si chiama Le donne contano, quindi diciamo la denominazione è anche indicativa, insomma, del no? Dell'importanza che si vuole dare a questo progetto. E il progetto, questo percorso, scusate, che consta di 5 argomenti che potete vedere lì illustrati, è disponibile anche online nel nostro portale di educazione finanziaria che si chiama Economia per Tutti, che potete visitare, dove appunto ci sono tanti spunti, tante informazioni, tanti contatti, e c'è anche questo percorso che appunto può essere seguito attraverso delle video lezioni, e poi ci sono dei quiz, delle prove con cui è possibile mettersi alla prova. Quindi i temi sono quelli della pianificazione finanziaria, degli strumenti di pagamento elettronici, dell'home banking e della sicurezza informatica, del credito, quindi indebitarsi con prudenza, e poi degli investimenti e degli strumenti finanziari a livello naturalmente basico. Veniamo però al tema, diciamo, delle donne imprenditrici. Qui mettiamo da parte il percorso Le donne contano e parliamo di un altro progetto che ha ideato la Banca d'Italia per venire incontro ai piccoli imprenditori, che rappresentano la gran parte del tessuto economico del nostro paese. E questo percorso, che si chiama appunto Scelte finanziarie e rapporti con le banche, è un percorso dedicato in modo specifico a chi si affaccia, diciamo, all'attività imprenditoriale, a chi la vuole iniziare o a chi l'ha iniziata da poco. È un percorso che si basa sulla formula
che noi chiamiamo formare i formatori, nel senso che la Banca d'Italia appunto si appoggia a numerosi enti, associazioni, a tutti gli enti e le associazioni delle imprese che intendono aderire, e queste individuano dei formatori e quindi la Banca d'Italia forma i formatori e poi i formatori formano gli imprenditori. Questo consente chiaramente di conseguire un enorme effetto leva e di raggiungere una platea estremamente ampia di imprenditori che per la Banca d'Italia da sola sarebbe impossibile insomma raggiungere. E questo progetto è stato avviato nell'anno 22-23 come progetto pilota, l'anno passato appunto ha riguardato solamente CNA e Confartigianato che hanno aderito con 250 formatori sull'intero territorio nazionale e ha raggiunto in questo modo 3.000 imprenditori. Quest'anno, 23-24, il percorso, dopo appunto la fase pilota di sperimentazione, è stato aperto a tutte le associazioni e il numero di associazioni, di enti e di associazioni che hanno aderito è sicuramente più numeroso. E anche qui in Friuli Venezia Giulia hanno aderito diversi enti e associazioni, la Camera di Commercio, il Confcommercio, CNA, Confartigianato, Copagri. E quindi i piccoli imprenditori e le piccole imprenditrici che sono interessate si possono rivolgere appunto alle loro associazioni per aderire a questo percorso. La partecipazione ovviamente è gratuita. Allora, andiamo avanti. Ecco, questo spiega un po' come è strutturato, no? Si parte dalla Banca d'Italia, enti e associazioni, e si raggiungono appunto gli imprenditori. Gli enti e le associazioni mettono a disposizione le piattaforme di e-learning per i corsi online e poi appunto è previsto l'incontro degli imprenditori dopo queste lezioni, online autodidattiche, sostanzialmente previsto l'incontro con i formatori. I percorsi di questo programma sono quattro, per molti aspetti si sovrappongono i temi della brochure che abbiamo visto prima illustrata, però forse viene approfondito in misura maggiore il tema del rapporto con le banche. Infatti lo scopo di questo percorso è quello sicuramente di migliorare appunto di aiutare l'imprenditore, l'imprenditrice a migliorare la gestione della propria impresa, a migliorare anche però il rapporto, il dialogo con le banche. Quindi, come dicevo, i percorsi sono quattro: il rapporto con la banca, la gestione delle difficoltà finanziarie, la centrale dei rischi, gli strumenti e i servizi di pagamento e poi gli strumenti di tutela del cliente bancario. E poi c'è la parte vera e propria più tecnica, diciamo, della finanza per la piccola impresa. Se ho un attimo di tempo li scorro rapidamente. Ecco, faccio giusto un cenno con riferimento a ciascun percorso a quelli che sono i temi principali. Per quanto riguarda il rapporto con la banca, ci sono dei cenni appunto alla regolamentazione bancaria, non ci sono tutte le norme a cui si devono attenere le banche, ma quelle che sono utili poi all'imprenditore per comprendere magari il perché di certe decisioni da parte delle banche. Poi si parla appunto del processo di erogazione del credito, quindi di come le banche conducono l'istruttoria, di come effettuano la valutazione del merito creditizio, di come poi monitorano l'andamento dei prestiti che erogano alle imprese. E poi c'è un riferimento ai principali contratti bancari che possono essere utili appunto all'imprenditore. Poi c'è il tema delle garanzie, l'importanza delle garanzie, anche di quelle dei confidi, come ci ha illustrato prima la relatrice.
Poi c'è il percorso verde, quello appunto della gestione delle difficoltà finanziarie, dove vengono illustrati quelli che sono i campanelli d'allarme a cui l'imprenditore deve fare attenzione. E poi sono indicati appunto gli indicatori che usano le banche per monitorare anche loro questi campanelli d'allarme. Quindi si parla appunto di default, della definizione di default. E, quali sono gli impatti del deterioramento della relazione creditizia, della rinegoziazione e ristrutturazione del debito e poi delle procedure previste dal codice, dal nuovo codice, insomma, per la soluzione delle crisi delle piccole imprese. E il percorso viola fa invece riferimento ad alcuni servizi che offre anche la Banca d'Italia, che possono essere utili all'imprenditore. Quindi si parla di centrale dei rischi, che è appunto un archivio sostanzialmente di informazioni creditizie che è gestito dalla Banca d'Italia. Si parla di strumenti di pagamento, di strumenti e servizi di pagamento, quindi c'è un riferimento anche al fatto che la Banca d'Italia esercita la supervisione sui sistemi di pagamento, è una funzione non molto nota perché è molto, molto sotterranea, però è molto importante perché diciamo, fa girare tutti i pagamenti quotidianamente. E poi si parla di tutela del cliente bancario, anche imprenditore chiaramente, sia persona fisica che imprenditore, che impresa. E, quindi si parla di reclami nei confronti delle banche, di esposte alla Banca d'Italia e soprattutto di arbitro bancario e finanziario, questo organismo di risoluzione stragiudiziale per delle controversie appunto tra clienti e banche, a cui anche i piccoli imprenditori possono accedere. E poi infine il percorso appunto più tecnico, come dicevamo, proprio la gestione della finanza d'impresa. E quindi si parla di equilibrio finanziario, di equilibrio patrimoniale, di equilibrio economico, questi tre concetti appunto fondamentali. Si parla di strumenti, di mezzi che sono utili appunto all'imprenditore, come già citati nella brochure che avete voi, il business plan, il budget, il controllo di gestione e soprattutto il bilancio che diciamo, è uno strumento utile anche per quei piccoli imprenditori che non sono magari tenuti a redigerlo, però appunto magari può essere opportuno anche per loro tenerlo. Quindi il meccanismo di funzionamento di questo percorso più o meno l'ho già spiegato, c'è una parte in cui appunto l'imprenditore segue da solo le lezioni, ha la possibilità di fare esercitazioni, quiz, test, poi c'è l'incontro in aula con il formatore in cui possono essere fatti appunto approfondimenti, c'è un confronto, un dialogo eccetera, e poi c'è anche chiaramente il fascicolo didattico. Vabbè, questa è una slide sempre sulla metodologia su cui sostanzialmente ci siamo già soffermati e qui niente, ho messo i riferimenti appunto per chi fosse interessato. Potete contattare, c'è la casella appunto edufinimprese@bancaditalia.it della nostra amministrazione centrale, oppure la casella funzionale della sede di Trieste della Banca d'Italia, che è edufin.trieste@bancaditalia.it. E ricordo comunque sempre anche di prendere visione, perché è molto interessante, il portale di educazione finanziaria Economia per Tutti, una parola molto semplice. Ecco. Grazie. Se vi perdete i corsi che organizzerà la Camera di Commercio con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile, c'è anche la Banca d'Italia che mi pare che ne organizzi parecchi. Infatti ringrazio Maddalena Ferri, è molto bello l'approccio pratico, perché noi abbiamo bisogno di questo, oltre che di tanta teoria, un approccio pratico, un aiuto pratico. Ora do la parola a Francesca Oletta, responsabile area creazione e sviluppo di impresa di Aries, che accennerà al agognato bando che tutti noi stiamo aspettando. Bene. Sì, diamo qualche prima informazione di questo bando, che è previsto l'uscita probabilmente a febbraio, circa metà febbraio.
La dottoressa Culotte prima accennava, ha nominato i finanziamenti a tassi agevolati, che provengono, sono fatti insomma con risorse regionali e sono anche meno conosciuti. Tutti normalmente, tutte o tutti comunque, sono più interessati a quello che vi dico io adesso, perché parliamo di fondo perduto. Però ecco, ci tengo a sottolineare questa cosa: non sempre il fondo perduto è una cosa che funziona, cioè che funziona, che va bene alle esigenze di un imprenditore o di un'imprenditrice. Qualche volta, cioè, è bello perché dico, ah vabbè, è una quota che mi viene data, che non devo restituire, però qualche volta può essere più sano, più funzionale utilizzare per esempio un finanziamento agevolato. Era solo una premessa. Comunque, qui le informazioni che vi do sono appunto riguardo questo contributo creato dalla Regione nel 2011 ancora. Parliamo appunto di contributi a fondo perduto. Vi dico già, si parla del 50% di quella che è la spesa considerata ammissibile. Poi vediamo le cifre un po'. E ne parliamo noi anche, beh, a parte il funzionario regionale oggi era impossibilitato, ma ne possiamo parlare anche noi, perché in realtà il provvedimento l'ha fatto la Regione, ma è dato in delega alle Camere di Commercio. Per cui l'imprenditrice che vuole presentare la domanda non la fa la Regione, lo fa la Camera di Commercio del proprio territorio. Quindi se l'impresa è Trieste o a Gorizia, è uno strumento che funziona ovviamente a livello regionale. Allora, le imprese beneficiarie, cioè chi potrà fare la domanda, sono imprese a maggioranza femminili, quindi non esclusivamente composte da donne. L'importante è che ci sia una componente maggioritaria delle donne. Nel regolamento poi è specificato quali devono essere le quote di partecipazione o meno, a seconda che si tratti di una società di persone o una società di capitali. Comunque, maggioranza di donne, per cui adesso facciamo un esempio, una SNC, 3 persone, 2 devono essere donne, una va bene anche il maschio. Non ci sono limiti d'età, non esiste la donna giovane, esiste o donna o no. Cioè, no, siccome... No, nel senso, siccome qualche volta dice, ah no, ma volevo sapere dei contributi per le donne giovani. No, allora c'è quello per le donne e c'è quello per i giovani. Allora, quello per i giovani effettivamente si va a guardare l'età, e si parla comunque giovani, insomma, fino a 40 anni, per cui insomma sono abbastanza gentili. E quindi maggioranza di donne. Allora, parliamo di un'impresa che o è nata poco tempo prima, diciamo, l'apertura del bando, oppure non ha più di 3 anni di vita. Quindi se aprirà a febbraio, ho l'impresa già in attività, devo vedere quanti anni ha l'impresa per presentare una domanda. Ci hanno preannunciato che chi ha ottenuto i contributi in bandi precedenti questa volta non può chiedere, non può presentare la domanda, c'è questa, diciamo, limitazione. Per quanto riguarda le spese ammissibili, allora qui sono le tipiche spese della creazione di una piccola attività, cioè l'acquisto di arredi, di macchinari, di attrezzature, hardware, software, la realizzazione di un sito internet, ristrutturazione dei locali, un po' limitato di spesa di affitto, la parte la spesa del notaio se ho dovuto fare una società. Ecco, queste sono le cose, diciamo, principali. Sì, non mi vengono, non sono ammessi i beni usati, si parla sempre di beni nuovi. Faccio un passo indietro: le imprese che presentano la domanda possono essere di tutti i settori, perché qui il target è la donna, non è un settore in particolare, quindi possono essere tutti i settori tranne l'agricoltura, perché sull'agricoltura vengono fatte delle norme specifiche, quindi c'è un mondo, è un mondo a parte, ecco, per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura. Vi dicevo, le spese ammissibili sono queste: non sono ammessi i beni usati, i contributi vengono dati al netto dell'IVA. E c'è una certa retroattività, cioè
quando a febbraio si presenterà una domanda, potrò presentare una domanda con magari qualcosa che ho già fatto, spese già sostenute, o altre cose che devo fare. Quindi si ragiona su queste fatture e preventivi. Vi dicevo, come intensità del contributo va al 50%, la spesa massima ammissibile sono 60.000 euro, quindi se io spendo, ho la previsione di spesa di 60.000 più IVA, e questi 60.000 sono composti da tutte spese ammissibili, posso aspettarmi di avere 30.000 euro di contributo. La presentazione delle domande, allora la Regione darà l'avviso ovviamente prima della data, nel senso noi pensiamo possa esservi circa metà febbraio. Probabilmente già un mese prima viene pubblicato il tutto, quindi con il regolamento, la modulistica, in modo che si possa essere pronte per la presentazione della domanda quando si aprono i termini. La domanda deve essere spedita con la PEC, quindi il formulario che si compila, che ci si scarica con gli allegati, le fatture, i preventivi, viene mandato tutto con la PEC. Quindi verrà stabilita un'ora, un giorno, cioè il giorno e l'ora a partire dalla quale si possono spedire le richieste. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo, quindi non è una procedura, come si dice, graduatoria, è una procedura a sportello. Quindi il consiglio per chi è fortemente interessato è quello di non aspettare minuti, neanche le ore, perché viste le edizioni precedenti abbiamo visto che bisogna essere tempestivi, quindi ci si preparano le cose prima per poi fare il click, cioè l'invio al momento dell'apertura, quando è l'ora di apertura. Poi eventualmente per chi fosse interessata, adesso vi ho dato delle informazioni brevi, noi siamo a disposizione ovviamente per chi vuole, potrà ricevere magari il regolamento o vuole delle informazioni preliminari, noi siamo a disposizione. Poi eventualmente, adesso non ce l'avevo da proiettare, ma la Regione ci ha dato, eventualmente ve lo do dopo, un link al quale ci si può iscrivere, si chiama un filo diretto, avvisami, cioè è una piccola piattaforma alla quale ci si può iscrivere per ricevere informazioni di bandi in uscita da parte della Regione. Quindi è un sistema di informazione riguardo i contributi, che in questo caso è la direzione delle attività produttive che mette in campo. Ecco, io ho concluso e vi ringrazio. Francesco Mastolini. Sto limite dei 3 anni, non si può fare niente secondo te? Sto limite dei 3 anni esiste da tanto tempo. Parlava... 3 anni fa era Covid, uno ha aperto l'azienda nel 2019. Cambiato. Sembrava che volessero portarlo a 5 anni. È rimasto 3. Il motivo probabilmente è questo, è sempre lo stesso, ma le risorse sono limitate, cioè la Regione non ha da mettere milioni su un bando come questo, per cui che cosa fa? Deve limitare la platea, in qualche maniera vuole limitare la platea delle imprese che possono presentare la domanda, e quindi dice: se io apro a tutte le imprese femminili del Friuli Venezia Giulia, creo un disequilibrio, perché potrebbero arrivare molte domande e le risorse che possiamo mettere in campo sono limitate, per cui hanno fatto una scelta. Quindi, dovendo scegliere, hanno deciso di ovviamente andare a sostenere le imprese o appena nate o comunque nate da poco. Quindi questa era un po' la motivazione per cui si parla di 3 anni.
Grazie Francesco. Prego. A noi continuano a piacere comunque i contributi a fondo perduto nonostante la tua introduzione. E comunque questo problema dei 3 anni è veramente un problema, ne ho parlato anche con Stefania Moran che poi interverrà, e è veramente un problema per tante imprenditrici, insomma, questo limite. Ci avviamo verso la conclusione, abbiamo ancora 2 relatrici. Proseguiamo adesso con Elisa Marzinotto, direttore del Servizio Formazione, Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci parlerà degli incentivi a fondo perduto per i professionisti. Buonasera a tutti, ringrazio molto la Presidente Rovis e il Direttore Andolfatto per l'invito qui oggi. E devo essere sincera, ho molto piacere di dare un contributo alla mission del Comitato per l'Imprenditoria Femminile nel continuare questa carrellata di strumenti rivolte agli imprenditori, ma qui oggi io vi parlerò di 2 interventi che gestiamo come direzione centrale. Io sono il direttore del Servizio Formazione, come direttore del Servizio Formazione gestiamo quasi il 75% come struttura regionale attuatrice delle programmazioni del Fondo Sociale Europeo. E adesso abbiamo avviato la nuova programmazione 21-27 e sicuramente il focus di spesa di tutti i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo sono apprendimento, sono occupazione, sono giovani e donne. Quindi sono tutti interventi su cui la Comunità Europea ci chiede di investire, di dare investimenti. Come servizio formazione, oltre che occuparci di erogare avvisi e bandi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, gestiamo anche avvisi a valere sui fondi FESR e sul piano dello sviluppo rurale. Oggi vi parlerò per quanto riguarda lo strumento finanziato del Fondo Sociale Europeo, il progetto Imprenderò, che è un progetto che nasce ancora nelle precedenti programmazioni, che ha avuto una continuità e adesso siamo in prossimità di firmare. In sala oggi ci sono i miei colleghi che stanno lavorando, la dottoressa Alessandra Masariacchio e il dottor Andrea Cernuta, che stanno lavorando sulla pubblicazione del nuovo avviso, e così vi anticiperò anche quello che a breve andremo a proporre nel territorio per tutte le persone che vogliono avvicinarsi e avviare una nuova impresa. L'altro intervento di cui ho piacere di parlarvi è un intervento che penso siamo una delle poche regioni che ha in Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un intervento dedicato ai liberi professionisti. È una cosa abbastanza unico nel panorama nazionale, ma che mi fa piacere faccia il paio con gli interventi di Confidi. Effettivamente anche questi interventi ai liberi professionisti sono al fondo perduto, e fondo perduto può essere un'opportunità, ma anche i nostri sono interventi che finanziano una parte della spesa, quindi poter accedere a delle garanzie è molto utile perché si ha la liquidità per poter anticipare le spese e vedersi poi riconosciuto un contributo importante per lo svolgimento delle attività. Parto proprio con i contributi dedicati ai liberi professionisti, perché anche noi abbiamo contributi dedicati all'avvio dell'attività professionale in forma individuale e in forma societaria. L'importo per l'attività in forma individuale sono di 20.000 euro massimo come spesa ammissibile, quindi fino al 50% delle spese ammissibili. Un po', non mi ripeto con quello che ha già evidenziato, i meccanismi della contribuzione sono simili a quello che ha già evidenziato il dottor Auletta. Di una spesa di 40.000 euro, il 50% può essere riconosciuto fino al massimo di 20.000 euro. Quali sono i target di persone a cui si rivolgono questi contributi? Tutti i liberi professionisti, sia di professioni ordinistiche, quindi iscritte all'albo, che possono essere avvocati, ingegneri, medici, architetti, oppure anche persone che fanno parte di professioni non ordinistiche, che sono un po' meno conosciute, ma vi faccio degli esempi: l'interior designer, il web designer, il pedagogista. Sono tutte professioni che sono comunque professioni non ordinistiche che possono accedere a questi contributi e non possono invece accedere ai bandi per l'avvio di impresa, perché si tratta proprio di filoni di finanziamento diversi. Molta attenzione su questi contributi c'è anche per tutta la parte di formazione. Qui abbiamo un contributo dedicato alla formazione dei liberi professionisti in Italia e all'estero, e qui viene riconosciuto non solo il costo del percorso formativo, ma anche il costo del viaggio qualora il corso sia svolto all'estero. Anche qua ci sono dei massimali per una
un'opportunità davvero importante. L'altra cosa importante da mettere in evidenza su questa linea contributiva è che è una linea contributiva continuativa. Non dovete aspettare avvisi, bandi, sportelli, la finanziamo ogni anno, ci sono risorse, finora abbiamo sempre finanziato tutte le domande arrivate, quindi non appena avete in mente o di avviare un'attività libero professionale oppure di fare delle attività di formazione in Italia e all'estero, cercate le informazioni, contattate i nostri uffici e presentate la domanda in modo da essere accolti, anche noi le accogliamo in ordine cronologico, ma man mano vengono istruite e finanziate. Oltre a questo finanziamo l'opportunità per i giovani di fare delle esperienze professionali all'estero di durata di 24 mesi, finanziamento che copre dal colloquio di lavoro presso o l'azienda o lo studio professionale che accoglierà il libero professionista, anche un'indennità proprio di trasferta nel luogo dove questo libero professionista farà questa esperienza di formazione all'estero. Un altro contributo che anche qui lo considero in linea con i ragionamenti che faceva prima il Presidente Paoletti e il nostro Assessore Rosolen, che è quello dedicato proprio alla conciliazione della maternità e paternità per i liberi professionisti. Come sapete, il pensiero ai liberi professionisti su maternità e paternità è abbastanza sentito, necessario, ma purtroppo inedito perché non ci sono moltissimi strumenti. Con questo contributo l'amministrazione regionale vuole riconoscere fino a un massimo di 6.000 euro ai liberi professionisti che durante un periodo di un evento che succede al libero professionista, che è una maternità o una paternità, possono optare per tre soluzioni, ovvero o farsi sostituire da un collega, quindi provvedere alla sostituzione, o collaborare per le proprie attività professionali con un collega, oppure fruire di servizi di babysitting. Rispetto a questi interventi c'è la possibilità di chiedere un contributo alla Regione che va a copertura delle spese sostenute. E anche qui quindi il focus è proprio il sostegno ai liberi professionisti. Vi parlerò insieme di questi due programmi perché in realtà imprenderò il programma specifico 715 che fa parte della programmazione 14-20, che ad oggi è ancora attivo, per cui se qualcuno volesse accedere a qualche misura, ad oggi può ancora accedere a delle misure di consulenza, accompagnamento e formazione. Non appena usciremo con il nuovo avviso a valere sul programma specifico FSE Plus 21-27, invece proporremo le nuove azioni formative. Che cosa prevede? Il programma Imprenderò sono misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione di impresa. Era un programma previsto ancora nel programma operativo regionale del 2015. Prima di questo c'era la precedente programmazione e ancora la precedente, diciamo, edizione di Imprenderò ed è finalizzato a sostenere l'occupazione attraverso la promozione della cultura imprenditoriale, attraverso l'accompagnamento ai processi di creazione di impresa di lavoro e il consolidamento delle nuove imprese. Attualmente il progetto Imprenderò vede un'associazione, un'ATI costituita da enti di formazione e una serie di partner, tra cui anche le Camere di Commercio, le principali associazioni datoriali, che collaborano con noi per promuovere questa cultura dell'avvio di impresa e non dimentichiamo che su questo programma è per noi preziosissima la collaborazione con lo sportello Aries della Camera di Commercio che ci aiuta a diffondere e promuovere le misure. I destinatari dell'attuale Imprenderò, ma che vedrete sono simili anche a quelli che sono i focus della Comunità Europea della prossima programmazione, sono persone disoccupate, neoimprenditori o neoimprenditrici con attività aperta da meno di 3 anni. Anche su questo avviso c'è il focus dei meno di 3 anni, non tanto per limitare una platea, perché in questo programma nel nuovo programma abbiamo 4 milioni di euro, nel precedente c'erano 4,8 e comunque sono stati sufficienti a finanziare tutte le misure sostenute, ma perché quello che ci chiede la Comunità Europea in questo momento è di sviluppare nuove imprese. Quindi questo filone non è dedicato per imprese già avviate, ma in particolare per sviluppare nuova imprenditoria nel territorio regionale. È rivolto a persone giovani, donne, persone residenti nell'area montana, ma è rivolto anche a studenti e studentesse delle scuole superiori, quindi delle secondarie,
istruzione e formazione professionale dell'università, perché oltre a occuparci di accompagnare le persone che desiderano aprire un'impresa, è davvero importante fare quell'attività di orientamento nei confronti dei giovani, perché accolgano quelli che sono i principi dell'imprenditività e dell'aprire una nuova impresa. Vado molto veloce a darvi i dati del progetto Imprenderò. Nella vecchia programmazione, quindi tenete conto, nel 2016 ad oggi sono state 8.000 le persone coinvolte, e come vedete anche in questa misura c'è stata una prevalenza di donne che hanno avuto accesso a queste attività. Nell'ambito delle attività formative hanno aderito 1.152 partecipanti e in quelle non formative 6.104. Il nuovo programma che siamo adesso in fase di definizione, e credo che tra fine dicembre e inizi febbraio andremo a pubblicare l'avviso, pubblicheremo un avviso finalizzato ad individuare anche qui un partenariato di enti di formazione con soggetti del territorio, dalle associazioni editoriali alle camere di commercio, che siano in grado di costruire che cosa? Percorsi formativi o azioni di accompagnamento per tutte le persone che desiderano aprire un'attività imprenditoriale. Tra le azioni formative stiamo ragionando su dei focus specifici. Le azioni formative in particolare sono formazione per la creazione dello startup d'impresa, quindi percorsi formativi, e formazione per il management d'impresa. Di questi percorsi formativi vi anticipo che stiamo cercando di immaginare un focus dedicato all'imprenditoria femminile, all'impresa familiare, al passaggio generazionale, a tutti quelli che sono i mestieri artigianali, quindi ai mestieri tradizionali del nostro territorio, e sicuramente anche la trasformazione digitale d'impresa. Per quanto riguarda le azioni non formative, anche qui avremo tutta la parte dedicata all'orientamento, all'accoglienza delle persone. Ecco, l'esperienza precedente di Imprenderò ci segnala che c'è tanto bisogno di spiegare alle persone cosa significa diventare imprenditori, e loro stessi dicono che rispetto a tutte le persone che si rivolgono la fase di orientamento e accoglienza forse è la più importante, per capire qual è la reale motivazione poi delle persone ad aprire una nuova impresa e a impegnarsi anche in un percorso faticoso, perché poi forse anche la relatrice che mi seguirà lo racconterà, non è sicuramente un percorso privo di fatica, serve molto impegno, molto dedizione, e quindi riuscire ad essere orientati sin da subito anche in questa motivazione credo che sia importante per l'efficacia poi dell'intervento. E andremo a offrire anche delle azioni di accompagnamento alla definizione del business plan e accompagnamento all'avvio d'impresa. Io mi fermo qui e per qualsiasi informazione questi sono i miei contatti e gli uffici regionali sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie. Grazie Elisa Marzinotto, e ora siamo quasi giunti al termine, però non potevamo concludere senza una testimonianza concreta di un'imprenditrice, di una giovane imprenditrice, secondo me è molto importante perché oltre ad aver creato comunque, dato avvio ad una propria attività che ha molto successo, è anche mamma. Quindi qui riprendiamo la tematica di prima, ha una famiglia e quindi si trova a gestire tutto, e quindi ci racconterà di lei, del proprio percorso, sicuramente molto impegnativo, della propria esperienza e del proprio rapporto, non da quello che ho capito, non sempre idilliaco, con la questione finanziaria. Prima però vediamo un video e poi a te la parola. Stefania Muran. Siamo un piccolo laboratorio artigianale sul Carso Triestino, siamo immersi nel verde, produciamo cosmetici naturali, ma la nostra attività non si limita a questo. Ci definiamo a Wild Lab perché siamo versatili anche nelle attività che proponiamo. L'idea nasce da sicuramente i miei studi, io sono farmacista, mi sono laureata all'Università di Trieste e successivamente sono partita con il mio compagno per un viaggio in Australia, dove abbiamo visitato e visto delle realtà che non avevamo mai visto prima,
e abbiamo riportato a casa questa esperienza. L'attività nasce principalmente per voler unire la mia professione a quella del mio compagno Jan. Essendo io farmacista e lui cuoco, volevamo qualcosa che potesse portare le nostre esperienze in un unico posto. La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare. Stefania, farmacista, si occupa della ricetta. Io mi occupo poi della produzione vera e propria. I nostri prodotti cosmetici sono principalmente detergenti liquidi, sapone, shampoo, crema. Per iniziare la nostra attività abbiamo partecipato a un bando europeo che ci ha permesso di ottenere dei contributi a fondo perduto. Questo ci ha permesso di ristrutturare un edificio esistente e acquistare i macchinari per i primi investimenti. No, abbiamo scelto di fare questa attività anche dopo aver messo su famiglia. Abbiamo deciso di voler trasmettere qualcosa alle nostre figlie riguardo al rispetto per la natura e la sostenibilità ambientale. I nostri punti di forza sono sicuramente la parte artigianale, che si differenzia dalla maggior parte dei cosmetici che sono industriali, la versatilità dei prodotti, come ad esempio il nostro sapone, che è un detergente liquido, può essere utilizzato per mani, corpo e capelli. Andando ad eliminare diversi prodotti e utilizzandone soltanto uno, abbiamo la possibilità di ridurre l'impatto sull'ambiente. In futuro ci piacerebbe allargare la nostra produzione cercando di coinvolgere più strutture ricettive possibili che sono interessate al nostro prodotto perché hanno i nostri stessi valori e quindi vanno alla ricerca di un prodotto che è sostenibile, naturale. Per questo noi stiamo lavorando molto bene con il territorio, perché in questo caso è anche un prodotto a chilometro zero. Il nostro obiettivo è quello di allargare questo mercato. Grazie. A te la parola, Stefania. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio la Camera di Commercio e chi ha fatto conoscere la mia realtà a voi. Devo dire che dopo tutti questi interventi posso dire che chi è qui per aprire un'attività è nel posto giusto, nel senso che il percorso che ho fatto io è proprio questo. Cioè tanta informazione, tanta formazione prima poi di accedere a dei contributi. E in particolare, adesso non so quanto tempo avremo perché la storia è molto lunga, però diciamo che io sono l'esempio calzante reale di tutto quello che è stato detto fino adesso. Nel senso che ho partecipato a un bando, prima nel video ho sbagliato perché ho detto europeo, in realtà era un bando regionale. Ma voglio farvi, se sono qui e vi parlo della mia attività vuol dire che l'attività va bene, quindi tutto quello che dirò non è unicamente per criticare il sistema, ma è per farvi anche rendere conto di quando si partecipa e si vuole stare in questo sistema che le tempistiche non sono quelle di una realtà imprenditoriale veloce, nel senso che adesso vi faccio qualche esempio, non qualche esempio, vi faccio delle date del mio percorso. Allora, proprio rispetto a quello che è stato appena detto sul Imprenderò, io ho partecipato a Imprenderò nel 2014, quindi tornata dall'Australia, dalla mia esperienza, nel 2014 decido di partecipare a questo corso di imprenditoria, dove praticamente vado a fare, a mettere sulla carta quello che era già un'idea da prima, quindi il percorso nasce ben prima del 2014, ma questo corso mi ha permesso di mettere nel dettaglio quello che era l'idea nella mia testa. Questo progetto faceva sì che si potesse come finalità avere un business plan, ma andava a ricoprire tutto quello che poi ritrovate esattamente in questa guida, cioè nel senso che si andava a toccare appunto il potere finanziario, si andava a capire che compagine imprenditoriale si può, insomma, era meglio per la propria attività, l'analisi del mercato, la concorrenza, e questo risale al 2014.
Dopo il 2014, diciamo, non è che io mi sia dimenticata di quello che volevo fare, ma semplicemente ho fatto altro, quindi sono andata a fare un master a Roma. Succede che nel 2017, quindi 3 anni dopo, la regione mi chiama e mi dice: guardi che lei che ha partecipato a quel corso lì ora può accedere ad un bando, ed era un bando dedicato esattamente a quelli che avevano partecipato a quel corso. Io decido di partecipare, sebbene era un periodo comunque diverso rispetto al 2014, perché avevo appena avuto una bambina, quindi mia figlia aveva 1 anno. Decido di partecipare ed era maggio 2017. La pubblicazione del bando, appunto, è a maggio 2017, si chiamava Imprenderò 4.0 ed era molto vantaggiosa in questo caso perché aveva un fondo perduto del 70%. Allora, dalla pubblicazione del bando, che era a maggio 2017, passiamo a dicembre 2017, dove io presento la domanda. 12 marzo 2018, comunicazione che sono stata che il mio bando, insomma, che sono stata ammessa. Quindi insomma, passa quasi 1 anno dalla partecipazione alla missione. Da qui in poi dalla missione viene fuori che dovevo aprire io non avevo già l'impresa era, appunto, come vedrete, immagino che sarà anche in questo caso Imprenderò, nel senso che non era obbligatorio avere già un'impresa, ma poteva essere una startup, quindi avevo l'obbligo di aprire la partita IVA a maggio 2018. E stessa data, e qua non lo dico per scherzo, ma era la stessa data del parto della mia seconda figlia, quindi lo stesso giorno avrei dovuto aprire la partita IVA e anche partorire, ma vabbè. Quindi apriamo la partita IVA, e il bando a cui ho partecipato è durato da maggio 2018 a novembre 2019. Quindi novembre 2019 io compilo la rendicontazione e finisco il mio bando. Benissimo. Poi arriva il Covid. Arriva il Covid, sto 1 anno ferma. Riesco a partire, sinceramente, anche dopo un po' di demoralizzazione, perché fondamentalmente ho fatto molta fatica prima. Però riesco a partire sia con l'aiuto, in questo caso anche con gli aiuti di Stato, soprattutto sono stati fondamentali perché mi hanno permesso di rinegoziare un mutuo e di fare ulteriori investimenti. Il tempo in realtà che è passato nell'anno del Covid, io l'ho sfruttato come ho sfruttato i tempi prima, e questo ci tenevo a dirlo alla donna in generale, ma anche di non pensare che i tempi morti siano morti, nel senso che bisogna sempre sfruttarli, no? È successo per esempio nel mio caso che io ho avviato la mia attività in 2 gravidanze, no? Quindi in 2 maternità, ho avuto la fortuna di passare da un posto fisso che mi ha permesso la prima maternità, ma ho sfruttato quel tempo per poter fare un business plan e per cercare di avviare la mia attività, quella che volevo io. Quindi non è sempre detto che, cioè, non bisogna buttarsi sempre giù quando succede qualcosa che... Tant'è vero che il Covid poi, per fortuna se n'è andato, e a dicembre 2020 ho iniziato a vendere. Quindi, per farvi una ricapitolazione di tutta questa storia, nel 2014 ho partecipato a Imprenderò, dicembre 2020 ho iniziato a vendere. Oggi siamo qua, quindi l'attività va bene, siamo contenti. Avrei tantissime cose da dire anche rispetto a quello che è stato detto da tutti. Posso prendere alcuni spunti. Partendo dal presidente Paoletti, posso dire che la gestione della famiglia è la parte fondamentale per una donna, no? Nel senso di dire l'impresa e la famiglia devono essere considerate. Io per scelta ho deciso di avviare un'impresa
part-time, che è una cosa assurda, no? Nel senso che chi fa l'imprenditore non è possibile che lo faccia part-time, però io ho messo davanti il fatto che ho due figlie, preferisco passare, guadagnare di meno e passare del tempo con loro. Questo tornando anche al discorso che è stato fatto, adesso non mi ricordo da chi, dopo il Covid ci sono state delle rivalutazioni dei tempi di come si vuole passare il proprio tempo, no? Quindi sono delle scelte. Io dico sempre che nella vita si fanno delle scelte, non vuol dire che non si possano cambiare, però bisogna anche chiedersi, secondo me, se ha senso investire tutte le proprie energie in un'attività piuttosto che considerare anche la famiglia. È ovvio che in questo contesto, quando parliamo di imprenditoria femminile, io credo, sebbene io non abbia avuto non mi sono mai ritrovata a sentirmi discriminata per genere, mai successo sinceramente, ma credo che la donna comunque parta svantaggiata, nel senso che bene o male ci sono certi ruoli che l'uomo potrà sicuramente fare, ma non tutti. La donna è portata sempre ad avere un occhio per la famiglia diverso, non so. E questo anche rispetto a quello che avete visto nel video, avete visto che c'era il mio compagno. Importantissima cosa per me è da dire che se non ci fosse stata la famiglia a sostenere tutta la mia attività, non sarei qua. Il mio compagno è arrivato, diciamo, in un secondo momento ad aiutarmi a livello fisico, perché il percorso l'ho fatto da sola. Oggi, se non ci fosse lui ad aiutarmi, l'attività sarebbe ferma, perché è cresciuta, per fortuna, non al punto di potermi permettere un dipendente, però va bene, quindi ho bisogno di un aiuto e c'è lui. Ma nel pre, se non ci fosse stata la famiglia, è difficile che sarei qua a parlarne. Detto ciò, se avete grazie, qualche domanda. Grazie Stefania, e noi avevamo già fatto una chiacchierata e l'importanza della famiglia come sostegno è, diciamo, è un punto di condivisione su cui ci siamo trovate d'accordo, perché purtroppo è molto difficile molto spesso mettere su qualcosa, un'impresa, iniziare un'attività senza un sostegno familiare. E io siamo giunti alla conclusione, ringrazio ancora Union Camere Nazionale, la Camera di Commercio Venezia Giulia e tutti gli ospiti e tutti voi partecipanti che avete resistito fino alla fine, poi soprattutto. Adesso ci sarà un piccolo rinfresco, vi ringrazio e speriamo di essere, certo, di essere state utili, di aver fornito qualche strumento. Sì, poi abbiamo anche... sì. Mm-hmm. E a dicembre saremo anche...